Diavolina, tutta la magia del fuoco. Eccoci qua, buonasera e ben ritrovati a Nova Stadio, come sempre in diretta, lo saremo fino alle 23 per continuare a commentare le vicende del calciomercato, calciomercato che si chiude nella giornata di lunedì, quindi a campionato già cominciato, ma di campionato parleremo perché ormai mancano davvero pochissime ore alle prime gare, alla prima giornata della nuova Serie A. Comincerà la Juventus alle 18 in trasferta a Verona contro il Chievo e dunque oggi daremo uno sguardo anche a quelle che dovrebbero essere le squadre o le nuove squadre, dato il mercato, che scenderanno in campo nel weekend. Tutto questo naturalmente con il vostro aiuto, con la vostra partecipazione via Twitter, il nostro profilo @NovaStadio, come sempre in diretta per leggere i vostri commenti e le vostre domande. Serata di calcio giocato anche, ritorno dei playoff di Champions League per l'Italia, c'è la rappresentanza del Napoli che alla San Mamés di Bilbao cerca il pass per i gironi di Champions, partendo dall'1-1 dell'andata al San Paolo, quindi un risultato che sfavorisce naturalmente la squadra di Benitez. Tra poco Benitez lo ascoltiamo, vedremo anche la formazione ufficiale del Napoli, ma fatemi naturalmente presentare il parterre di ospiti per quella che sarà certamente una grandissima serata per quanto riguarda Nova Stadio. E allora Enzo Gambaro, ciao Enzo. Ben ritrovato a te, ben ritrovato a Bobo Gori, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. E un doppio ben ritrovato, visto che è la prima volta che abbiamo qui Michele, dall'inizio, diciamo, della nuova stagione anche di Nova Stadio, mister Piero Frosio, ciao. Buonasera a tutti. Ciao, e Simone Michele. Stenti, ciao Simone. Ciao, ben ritrovati a tutti. Proprio da voi due vorrei partire, una domanda a ciascuno così per scaldare un attimo il clima. A Piero voglio chiedere intanto a chi diamo la palma al momento di squadra che si è mossa meglio sul mercato. Mancano ancora dei giorni, tante trattative ancora in atto naturalmente. Sì, bene. Ad oggi? Nel complesso penso alla Roma, che ha fatto dei buonissimi acquisti, tenuto conto che hanno già dei titolari ben definiti, cioè 9 undicesimi sono dei titolari oramai ben definiti. Però, dovendo fare anche la Champions League, delle alternative molto valide, in attesa anche di Strootman, perché non dimentichiamoci che Strootman era un giocatore titolarissimo, poi l'infortunio l'ha tenuto lontano per tanto tempo e mi auguro anche per lui che possa rientrare al più presto. Strootman, che è naturalmente un tassello importante per la Roma, come lo è stato l'anno scorso Benatia, ieri ufficializzato il passaggio al Bayern di Monaco, oggi la presentazione invece di Manolas, quello che dovrebbe essere il sostituto di Benatia. La Roma però cerca un altro difensore, queste sono le notizie di oggi, poi le approfondiamo. E Simone invece, a Simone sulla Juventus naturalmente la domanda, il mercato della Juventus, che strada ha intrapreso questa Juventus sul mercato? C'è una linea, c'è una progettualità nel mercato che sta portando avanti la Juventus e che non è terminato? Oppure è quello il punto, che non è terminato. E io mi aspetto le prossime 24-48 ore molto calde, perché... Entrata o uscita? O entrambe? Beh, prima in uscita, e cioè ovviamente stiamo parlando di Vidal. Speriamo. E nel qual caso ci deve essere per forza un colpo in entrata. Non so se andrà in qualche maniera a pareggiare il peso dell'uscita, ma qualcosa deve esserci per forza. Non sarà facile, perché in questi momenti di saldi, giocatori veramente all'altezza fare il salto di qualità in giro non le vedo, cioè, a parte i nomi che girano, ma che mi sembrano veramente fuori dalla portata degli italiani. Se Vidal se ne va sarà un colpo pesante. Tra poco tutte le novità di giornata anche su questo fronte. Chiedo alla regia se è possibile andare in redazione dalla Nati. Io non ho qua il monitor, se me lo mostrate c'è lo saluto, se no andiamo
dopo da Lanati. Ci andiamo tra poco in redazione da Michele Lanati, che oltre ad aggiornarci naturalmente sulle gare dei playoff di Champions League, ci darà, ci fornirà tutte le novità che riguardano appunto le trattative del calciomercato. Il Napoli comunque questa sera cerca il pass per la Champions League. Un Napoli che dovesse farcela entrerebbe nella fascia 3, terza fascia dei sorteggi. Domani a Monte Carlo i sorteggi Champions, conosceremo naturalmente i gironi, Juventus in seconda fascia, Roma in quarta fascia. Quando si chiuderanno le gare questa sera cercheremo di darvi le quattro fasce per il sorteggio, per cercare di capire quali potrebbero essere le avversarie delle italiane. Ci auguriamo naturalmente che ci sia anche il Napoli nel novero delle squadre che ci rappresentano nella massima competizione europea. A proposito di Napoli, andiamo ad ascoltare quello che ha detto Benitez, dovremmo averlo, il servizio di Benitez, che parla soprattutto di quello che dovrebbe essere un po' il totem nella serata del San Mamés di Bilbao, e cioè Gonzalo Higuaín. Andiamolo ad ascoltare, Benitez. Gonzalo deve essere un uomo decisivo per noi in ogni partita, perché lui ha la qualità, sì, lui è concentrato al 100% e ha la voglia di farlo bene, lui può fare la differenza con qualsiasi squadra. Anche l'Atletic è una squadra che a lui le piace perché fa tanti reti contro loro. Eccolo qua, insomma, Higuaín, da Higuaín ci si aspettano i gol che servono al Napoli per passare il turno. Con un pareggio, segnando due gol, il Napoli passerebbe naturalmente anche vincendo la gara di questa sera. Rapidamente, la formazione del Napoli è ufficiale, c'è Gargano davanti alla difesa assieme a Jorginho, davanti come previsto Mertens, Hamsik e Callejon, alle spalle di Higuaín, in difesa Rafael in porta, poi Maggio, ne ho acquisto, Koulibaly, Albiol e Goulam in difesa. È dura, no? Gori, San Mamés di Bilbao è un teatro durissima, di quelli difficili. Io sono stato a Bilbao con la Juve quando abbiamo vinto la Coppa UEFA. E chi se lo dimentica? È un campo molto difficile, è una squadra con la quale ha fatto fatica sia il Real Madrid che il Barcellona, e sarà una guerra, e io spero, anche se non ci credo, che il Napoli passi il turno. Sei negativo in questo senso? È la partita peggiore che potesse capitargli, il ritorno a Bilbao. Se fosse stato al contrario sarei stato più ottimista. Piero? Sì, concordo. Non mi sembra neanche il Napoli pronto come squadra per affrontare partite di questo livello in un ambiente del genere. Mi sembra ancora un po' fragile come squadra. Ha dei giocatori come Higuaín, come stasera rientra Mertens, Callejon, però tra centrocampo e difesa non mi sembra che siano in sovrano. Non mi sembra una squadra che abbia caratteristiche per difendersi e contrattaccare con grande forza in un ambiente del genere. Secondo me subirà molto, poi potrà fare anche il colpo Higuaín o uno degli altri attaccanti. Però credo che sarà una partita di grande sofferenza per il da casa un telespettatore, adesso forse riusciamo anche a mandare in onda per la prima volta questa serie tweet. Andrea, tifoso della Juventus, si rivolge a Enzo Gambaro e dice: per Enzo, ma se Benitez dovesse uscire dalla Coppa lo reputi ancora migliore di Conte come allenatore? Dice: almeno lui ai gironi ci arrivava. Per Benitez il Napoli sarebbe un fallimento non fare la Champions, anche a livello economico per De Laurentiis. Sì, beh, ma uno che paragona Conte a Benitez purtroppo vuol dire che non capisce niente di calcio. Mi perdoni, mi scusi, ma Benitez ha vinto tutto quello che c'è da vincere nel mondo. Conte ha fatto delle figure ridicole in giro per il mondo. Adesso allena la nazionale. Per l'Europa, dai, per il mondo magari ancora non ha avuto modo. Magari lo farà con la nazionale, ci auguriamo di no. Andare in giro per il mondo significa anche l'Europa, no? Voglio dire, no? Non è giusto? Ecco. Sì. Quindi paragonare uno per Milano, giro anche per il mondo. Paragonare uno che ha vinto la Coppa UEFA, ha vinto la Champions League, ha vinto campionato col Valencia in Spagna contro il Real Madrid e Barcellona. Paragonarlo a Conte, con tutto rispetto, veramente mi sembra una cosa allucinante. Capisco che il caldo di questi tempi, magari bevendo anche un buon bicchierino, possa far male. Ma vabbè, ma dai, uno che dice una roba di genere. Allora, innanzitutto. Però che sia un fallimento per Benitez. No, Benitez contro l'Athletic Bilbao, squadra sicuramente da rispettare. Non c'entra niente. Però il Napoli deve andarci in Champions. Sì, caro Michele, deve andare in Champions dopo che il Napoli, società,
fa un mercato da Napoli, perché il Napoli insieme alla Juventus è quella che ha fatto il mercato peggiore, cioè il Napoli è da 2, la Juventus Penso, è da 3. Però fino a prova contraria, lo chiedo anche agli altri, conferma, se non ricordo male l'anno scorso il Napoli fece un girone Champions molto buono, contro squadre molto forti, rischiando tra virgolette di andare avanti. Ma l'anno scorso quest'anno con la stessa squadra, con la stessa squadra non entra ai gironi. C'è qualcosa che non quadra. Innanzitutto non è la stessa squadra, ci sono giocatori che sono stati ceduti l'anno Fernandez in difesa che non credo sia l'anno della bilancia. L'anno scorso il Napoli è arrivato direttamente alla Champions e quindi grazie alla difesa scarsa purtroppo non è riuscito ad andare avanti nonostante i 12 punti fatti, cioè il doppio dei punti fatti dalla Juve nel girone, tanto per intenderci. Benitez è un allenatore straordinario, mi aspettavo dalla società e dal presidente almeno due giocatori in difesa e qui, no, Benitez, scusate un attimo, no, visto che qui state a criticare tutti Benitez, poi non so, mi spiegherete come mai siete innamorati di Conte che ha fatto quello che ha fatto. Di chi stai parlando, Enzo? In generale, visto che state tutti quanti qui criticando Benitez, almeno quelli che hanno parlato di Benitez, quindi contiamo quelli che sono che hanno parlato di Benitez, poi ci renderemo conto chi è stato a criticare Benitez, no? Cioè, cosa sta dicendo? È lui che lo critica, ma è lui che lo critica Benitez. Critica Benitez per lui vuol dire che... Non riesco a seguirti, ma la colpa è mia che non riesco a seguirti. No, Piero, scusami, tu hai parlato di Benitez prima? No. Quindi allora non sei... Ho detto tutti quelli che hanno parlato di Benitez. Ce n'è uno che ha parlato di Benitez, allora, quindi non siete voi tre. Si rivolgeva a me, allora mi prendo io la responsabilità. Bravo, allora, io ho detto, dati oggettivi, sì. L'anno scorso il Napoli è vero, è entrato direttamente alla fase a girone. Perfetto. Se non che, giocando contro squadre più forti, evidentemente ha fatto bene nel girone il Napoli. Certo. Quest'anno si trova di fronte, andata e ritorno, l'Athletic Bilbao, che è più scarso, oggettivamente, delle tre squadre che aveva l'anno scorso nel girone, e non riesce a entrare nella fase Michele, a girone. Ma non è questo il discorso da fare. Allora, non è che devi fare lo spiego. Infatti, te lo spiego così poi dopo riusciamo a capirci tutti. Allora, giocare il preliminare contro una squadretta, anche se tu hai una difesa scarsa, vai avanti. Se tu al preliminare, quindi acquisti giocatori che non sono fenomenali, li metti in difesa, ci vuole del rodaggio per far capire tante cose, giochi subito contro l'Athletic di Bilbao, che non è una squadra fenomenale, ma è una squadra del campionato spagnolo, quindi rispetto a tutte le altre è molto forte, puoi andare fuori tranquillamente e qui non sarebbe colpa di Benitez, ma nel caso sarebbe colpa della società che ha fatto un mercato da 2. Solamente la Juve ha fatto peggio del Napoli il mercato. Quindi l'anno scorso bene nei gironi grazie a Benitez, quest'anno se esce male non per colpa l'anno di scorso Benitez. Scusami, il portiere è un portiere vero. Reina quest'anno chi c'è in porta? Un portiere d'albergo. Giusto? Giusto o no? No, diciamo. Raffaele adesso non l'anno è scorso c'era Berami, che per scarso che sia. Adesso Berami è diventato, non lo so. No, Oriani. Non è diventato nessuno, è quello che è sempre stato, ma è meglio di Gargano. Gargano non è nel Napoli perché l'ha voluto Benitez. Benitez voleva prendere Mascherano, invece si trova Gargano. E beh, scusate, forse c'è un po' di differenza. Lo so, vi ha convinto, Gambaro? Beh, vi ho convinto. I numeri sono questi, scusate. Vabbè, ma non è che... non ho capito. Ma non vuol dire che un allenatore desidera un giocatore, allora la società non glielo può prendere perché non glielo danno. E prendo lo scarto dell'Inter. E allora è colpa della società che non glielo... Ebbene, è colpa mia, se ha fatto un mercato ridicolo. Ma se non glielo danno. Ho capito, ma non puoi dare colpa a Benitez, che è l'allenatore più grande che c'è in Italia. Poi quelli che lo paragonano a Conte, ma dovrebbero vergognarsi. Alzi la mano chi è stato convinto da Gambaro sulle responsabilità di Benitez. Non ha responsabilità Benitez se esce il Napoli dalla Champions? Certo. Ma c'ha delle responsabilità relative. Cioè, gli avessero smantellato la squadra, allora ok. Allora, ma siccome il Napoli non ha cambiato quasi nulla, se non Berami, che adesso diventa un fenomeno. Il problema è che incontra una squadra che non è l'ultima arrivata. Incontra una squadra dove o il Napoli, se una delle due squadre va fuori, perde una squadra di valore. No, ma non ci sono altre partite che qualsiasi squadra avessero incontrato il Napoli o l'Atletico Bilbao probabilmente avrebbero passato tutto due il turno. Così invece una delle due andrà fuori. Benitez ha la responsabilità di tutti gli altri allenatori quando non raggiungono un obiettivo che per il Napoli vale 30 milioni di euro. Perché poi comunque Benitez non è che è arrivato ieri o l'altro ieri, si è fatto tutta la stagione scorsa con gran parte di questa rosa, partendo se non da favorito quasi, perché se ci ricordiamo l'anno scorso di questi tempi si diceva
quello che adesso diciamo della Roma, che probabilmente il Napoli era alla pari della Juventus, se no forse avvantaggiato, e ha faticato ad avere un posto ai preliminari di Champions. Quindi in qualche maniera le colpe di Benitez si trascinano da lì. E poi è chiaro che De Laurentiis è uno che i suoi conti li sa fare benissimo e non è entrato nel calcio certamente per fare il mecenate, e quindi De Laurentiis si sta arricchendo, mi piace dirlo, di più. È un dilettante, allora De Laurentiis no, non è un dilettante, puoi dire tutto quello che vuoi, te lo spiego, te lo spiego, e poi qui abbiamo anche uno che è stato un grande allenatore ed un grande dirigente. Allora, è un dilettante allo sbaraglio perché io De Laurentiis, che mi gioco un preliminare di Champions League con una squadra del genere, senza aver rinforzato la difesa, avendola indebolita, perché l'anno scorso avevano un portiere, quest'anno non ce l'hanno, ed erano già scarsi l'anno scorso. Quindi, sapendo che la Champions mi può portare 30, 40, 50 milioni di euro, io faccio di tutto per mettere nelle condizioni il mio allenatore di andare avanti. I difensori, due, dovevano arrivare un mese fa. Lo capite o no? Perché se il Napoli esce non è colpa di Benitez adesso, scusatemi, o no? Evidentemente hanno pensato che con questa squadra, ma è anche Benitez, no, che è uno che sul mercato, Michele, non le manda a dire. Michele, Benitez, bravo, le dice chiare le bravo, cose quando Michele, mancano i giocatori. Prima di andare in vacanza, quando eravamo insieme in trasmissione, in varie interviste, cosa ha detto Benitez? Sì, dice però, sempre che manca qualcosa. Perfetto. E lo quando dice sempre. Bravissimo. Sempre. E lo dice tutte le volte. Cosa vuol dire? Che gli mancano i difensori. Tra l'altro gli mancherebbe anche un centrocampista normale. Cioè, il Napoli metti due difensori buoni e un buon centrocampista, può vincere lo scudetto, può arrivare anche ai quarti di Champions League. Evidentemente. Così invece rischia arriverà, tutto. Arriverà. Dove? Ma il problema arriverà, è che... Ma sulla base anche della partecipazione all'Europa League o alla Champions... Potrà cambiare no, il tipo di giocatore no, che arriverà. Michele, è qui l'errore. No, Michele, è qui l'errore. Il Napoli non deve aspettare l'accesso alla Champions per fare il mercato. No, il Napoli, se vuole arrivare in Champions, il mercato lo deve fare prima o no, problema, Piero? Scusami. Sì, allora. Sono d'accordo. Il problema è che purtroppo adesso le squadre italiane, se hanno un tornaconto perché sono andate avanti, hanno un contributo notevole se vanno ai gironi, o se prima di comprare i giocatori devono vendere, si trova in una situazione che praticamente tutti devono prima incassare per poter fare qualcosa di più. Il Napoli, alla stessa maniera, ma credo anche giustamente, come dici te, che doveva pensarci prima a rinforzare la squadra per cercare di andare avanti, sapendo che c'erano i preliminari, dove se avevi fortuna incontravi una squadra modesta e quindi anche con i giocatori a disposizione potevi passare. Su questa, hai avuto la sfortuna di trovare una squadra che no, su in questo cosa, momento è la più difficoltosa. Enzo ha ragione, non si fa la Champions, non si fa il mercato in funzione del passaggio, in funzione del passaggio della Champions, ma si fa la Champions in funzione del mercato. Se hai i contanti, se puoi spendere. Se puoi spendere, evidentemente De Laurentiis ha speso se non puoi spendere non ha torto rischi, quando dice che non tutte le responsabilità sono dell'allenatore. Benissimo. Perché la squadra dell'anno scorso è chiaro che in Champions ha fatto una determinata marcia di 12 punti è uscita dalla Champions non meritando. Quest'anno ci si aspetta anche che a Bilbao possa anche vincere. Allora, qualche tweet da casa. Non è mica detto. Non è che la partita sia estremamente difficile, questo sì. Certo. Da casa i tweet. Allora, vediamo. Il Conte di Montecristo dice: ma veramente c'è qualcuno che stasera crede che il Napoli vada in Champions superiore il Bilbao, quindi negatività. Non è poi vero che Giuseppe, è superiore il Bilbao. Se il Napoli non passa, Giuseppe è un tifoso del Napoli, credo. Mi ricordo a Sprint l'altro giorno chiese un giudizio sul mercato a Gambaro, sul mercato del Napoli, naturalmente. Se il Napoli non passa in Champions, dice Giuseppe Offiero, c'è un unico responsabile, Aurelio De Laurentiis. Mi dà ragione a Gambaro. Ancora Andrea dice: Enzo, la rosa della Juve l'hai sempre giudicata scarsa. Perché i fallimenti europei sono colpa di Conte e per il Napoli no? L'ho sempre giudicata scarsa, ma voglio dire sì, l'ho sempre giudicata scarsa, ma non tanto scarsa da non arrivare neanche agli ottavi di finale giocando in un girone ridicolo, perché l'anno scorso la Juve ha giocato in un girone ridicolo, abbiamo già spiegato il perché. Quando tu hai la fortuna di avere nel tuo girone il Real Madrid... Quindi il Real Madrid ti può dare una mano, ti spiana la strada perché ti elimina le altre concorrenti, giusto? Si sono fatti eliminare dal Copenaghen e dal Galatasaray. Ma ragazzi, ma
E poi Conte l'hanno fatto allenatore della nazionale. Poi ne parliamo. Ma su quali oggi, basi? Poi ne parliamo. Oggi ha incontrato Inzaghi e Mazzarri, quindi Milanella Piano Gentile. Domani, tra l'altro, poi ce lo spiegherà la Nati. Era pronta la visita anche a Vinovo, ma è stata rimandata per determinati motivi. Poi la Nati ci dice tutto. Lo salutiamo, rientro la pubblicità. La Nati che sta raccogliendo ancora informazioni sul mercato in redazione. Tra poco ancora i vostri tweet. Ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, ma vi ricordo che siamo anche in diretta streaming stasera. Su telenova.it trovate il link per seguirci da tutto il mondo. Infatti, un grande saluto ad Antonio e Federica che da Sydney ci stanno seguendo. Mi unisco, pubblicità. Diavolina Green Power è la nuova formula ecosostenibile di Diavolina. Intuitivo, pratico, di facile utilizzo, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. È realizzato con sole materie prime naturali e non contiene petrolio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Non è un segreto, lo humor non è certo una delle qualità migliori dei tedeschi. Prendono tutto seriamente ed è esattamente così che costruiscono le loro auto. Preferisco guidare una tedesca. Scopri Corsa 2014, Jeep Altech, un pieno con 24 euro, Ecoflex, fino a 33 km con un litro, Ecotec, e risparmi da subito. E per tutta l'estate dai concessionari Opel della Lombardia, Corsa completa di tutto a 8.900 euro con il 30% di sconto. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. No. Eccoci qua, di nuovo in diretta a Nova Stadio, lo ripeto anche in streaming sul nostro sito www.telenova.it, quindi rispondiamo in questo modo anche ai tanti che ci hanno chiesto in queste settimane anche di pausa estiva per Nova Stadio, se saremo tornati in streaming. Ecco, stasera ci siamo, sì. Potete seguirci anche fuori dalla Lombardia e dalle zone dove naturalmente trasmettiamo con Telenova. Vado in redazione a dare il benvenuto e un saluto a Michele Lanati. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Che ci darà le notizie che riguardano il calciomercato, ma anche gli aggiornamenti sulle gare dei playoff, ritorno nei playoff di Champions League. C'è un'ultima ora, diciamo così, che riguarda il mercato della Juventus, anche se poi io vorrei partire anche a livello cronologico dall'Inter questa sera, che l'Inter gioca domani come il Torino in Europa League. Nuovo nome, diciamo, per la Juventus, o che ritorna? Sì, un nome che tra l'altro è stato accostato nelle ultime settimane più al Milan e all'Inter e adesso invece pare che possa andare alla Juventus. Il nome è quello di Biabiani, un giocatore che è sul mercato, il Parma ha deciso di cederlo. Il Parma già con la Juventus sta discutendo per l'arrivo in Emilia di due giocatori che sono considerati in esubero dalla Juve, vale a dire Pepe e De Ceglie. La Juventus sta cercando di capire però se c'è la possibilità di inserire nell'affare Biabiani, ovviamente si tratterebbe di questi due giocatori che potrebbero andare al Parma in prestito o al limite uno a titolo definitivo e l'altro in prestito, più un conguaglio economico per arrivare a Biabiani. Biabiani è un giocatore che piace ad Allegri, un giocatore che potrebbe consentire ad Allegri di avere un'opzione in più a livello tattico nel caso in cui voglia decidere di giocare con il tridente. Però è una trattativa che praticamente è partita da pochissimo, è una novità di giornata, vedremo se Biabiani, che è stato accostato a Milan e Inter nel corso di quest'estate, alla fine dovesse sbarcare a Torino. Allora, diciamo che la teniamo lì, questa notizia, arriviamo a parlare di Juventus, però da Simone solo una battuta: Biabiani può essere forse utile all'idea di gioco che può avere in mente Allegri, poi ci chiediamo qual è magari nello specifico. Dopodiché mi pare che Biabiani sia una conferma che anche in casa Juventus, se non ci sono cessioni, non c'è la lira. Perché se cerchi la trattativa con De Ceglie e Pepe per prendere Biabiani, possono girare al massimo 2 milioni
in contanti, non lo so, qualcosa. Ma ti dirò anche di più, io lo scambio Pepe Biaviani non lo farei. Non lo faresti? No, perché se appena appena recuperato Pepe è un giocatore che è più duttile, più determinato, più decisivo, quindi cioè, so o hanno la certezza che non si riprende Pepe e allora va bene, o altrimenti non capisco questo tipo di... Ma scusate, ho capito bene, non c'è molta disponibilità economica, ma ho visto che in questi giorni parlano di... hanno parlato di Eto'o, parlavano di Falcao, ma allora, voglio dire, allora sono tutte balle, giustamente, come abbiamo detto noi, allora, che abbiamo detto che erano tutte balle. Posso allora dire quello che abbiamo un minimo ricostruito, lo diciamo adesso, poi ne parliamo, su Falcao. Sì. Falcao non era promesso ma quasi al Real Madrid, questa cosa la dicevi anche tu, ne abbiamo parlato, ma da mesi c'è stato l'infortunio, naturalmente il Real Madrid si è messo un pochino da parte, certo. Il Mondiale ha lanciato un altro colombiano, Rodriguez, e il Real ha speso molti soldi per Rodriguez. Il procuratore di Falcao, che è uno che sa il suo mestiere, Mendes, negli ultimi giorni di mercato ha cercato in qualche modo di far uscire un po' lo scoperto nel Real Madrid. Lo volete o non lo volete? Perché altrimenti qua c'è la possibilità che vada anche da qualche altra parte e non lo prendete neanche l'anno prossimo. E allora è girato qualche nome abbastanza fantasioso, come quello della Juventus. Perfetto. Come quello del Bravo Milan. Bravo Michele. Però dopodiché scusami, magari nel mercato succede tutto, ma se Falcao arriva in Italia io davvero non rimango credo, non sorpreso, esterrefatto. Certo, questo è quello io che vado in Piazza del Duomo e faccio il triplo salto mortale, lo dico adesso nel caso. No, ma qui dal Duomo. Però dico una cosa, scusami, ma il Real Madrid quando ha sentito la voce della Juventus a Madrid, Butragueño e company, perché El Buitre è un dirigente del Real Madrid, si sono messi a ridere. A ridere! Queste cose fanno male al calcio, scrivere e blaterare non siamo noi, di Falcao, come lo chiama a Roma, alla Juve, è una baggianata allucinante, è una presa per il Bavero. Per il Bavero, bravissimo. Però, perché non vedi, si possono dire determinate vedi, cose. Vedi, nessuno in casa Juventus ha smentito che l'occhio vigile ci sia, lo stesso. Ma quale occhio vigile? L'occhio vigile di chi? Osserviamo. Ma di chi? L'occhio vigile di chi? Di chi l'occhio vigile? Della dirigenza della Juventus. Ho capito, ma l'occhio vigile lo può la Juventus. La Juventus a livello europeo è considerata una squadretta. Mi sembra un po' esagerato, però. Questo discorso è uguale preciso come se io all'Aldini andassi al Milan e gli chiedessi Mastur, mi date Mastur? Sì, a te te lo danno. A te te lo danno No. A te te lo darebbero Mastur, te lo dico certo, io. Io sono andato a cercarlo, ma mi hanno riso in faccia. No, le stesse fanno queste squadre, vuoi fare il cavo, ti ridono dietro, se non metti i soldi. Ma l'ha presa in giro, ha ragione. Ognuno cerca di mettersi nelle condizioni di dire ho chiesto questo giocatore, ma poi all'atto pratico, per prendere Biaviani veramente devono dare Pepe, darebbero Pepe e decidi per prendere Biaviani, uno deve andare a prendere Falcao, dai ragazzi, o questi tipi di giocatori, ma come fanno le squadre italiane a prendere questi tipi di giocatori? Ma l'altra balla io colossale ancora non riesco a capacitarmi, come tutti noi possiamo pensare che l'Italia arrivino. Ma noi non lo pensiamo. L'altra balla colossale, ho letto praticamente, da quello che ho letto in certi giornali, il Milan avrebbe detto di no a Samuel Eto'o. Cioè, allora, se uno va in una concessionaria, no? E vede una macchina da 300.000 euro, non può andare lì e dirgli, senti, quanto costa 300.000? Ma guarda, io ne ho 200.000, me la dai? Quello della concessionaria ti piglia per scemo, giustamente, no? Oppure dice, no, guarda, oggi mi sei simpatico, faccio beneficenza, te la do a meno. Cioè, loro sono andati e detto, gli hanno chiesto, quanto guadagni? E tu gli ha detto, guardi, normalmente io guadagno 40 milioni netti all'anno, però visto che voi siete in condizioni pietose, il calcio italiano fa schifo e tutto quanto, per voi, facendovi beneficenza, ne chiedo solo 6,5, 7. E loro gli dicono, no, noi più di 3 non possiamo spendere. Quindi il Milan avrebbe detto di no e to, ma qui veramente siamo fuori di testa, ragazzi. Va bene, Piero, allora... Ma stiamo cadendo nel ridicolo più totale. Hai commentato qualcosa sul mercato della Juventus tra il verosimile e la fantasia, diciamo così. Facciamo un'altra pausa pubblicitaria e poi parliamo di Inter tra Europa e mercato. È il nostro titolo, lo avete intravisto alle mie spalle. Mazzarri ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara, dovrebbe essere una formalità domani a San Siro contro gli islandesi del Stjarnan. E poi c'è il mercato, perché Guarin in uscita, e se si riesce a piazzare Guarin
qualcosa l'Inter sul mercato potrebbe ancora fare. E il nome, e qua non siamo nella fantasia più pura, ma siamo nella speranza che un qualcosa si possa fare, è quello di Ezequiel Lavezzi. Tra poco le novità in questo senso, adesso ci fermiamo e poi i vostri tweet anche da casa. Tra poco. Non è più un lusso. Ferrinox presenta Eco 3. L'esclusivo cancelletto di sicurezza per la vostra casa, robusto, sicuro, inattaccabile, certificato in classe 3 anti-effrazione. Eco 3 è sicuro. Questo nuovo sistema brevettato impedisce lo scasso. I malintenzionati non hanno alcuna possibilità di fare leva sulla struttura. Lo spazio tra il telaio e le barre orizzontali è talmente ampio che nemmeno un piede di porco riuscirebbe a forzare questo rivoluzionario cancelletto. Eco 3 è snello, l'unico ad avere l'anta senza tubolare perimetrale. Garantisce la massima sicurezza senza ostacolare in modo eccessivo il passaggio della luce. Eco 3 è pratico, caratterizzato da un particolare snodo brevettato, permette di piegare e ruotare l'anta che si sovrappone alla persiana. Si può aprire anche internamente, così potete chiudere le persiane esterne senza complicazioni. Eco 3 è preciso. Il telaio perimetrale è dotato di compensatori che proteggono i punti di fissaggio e aderiscono al muro anche quando questi non sono perfettamente allineati. Eco 3 è resistente. Dotato di una serratura con una corsa di scorrimento di ben 25 mm, ben il 70% in più delle serrature convenzionali, chiude in profondità e rende molto più difficoltosa la forzatura di tutti i punti di chiusura. Eco 3 è semplice. Tutte le serrature sono unificate con la stessa chiave. Eco 3 è bello. Si può realizzare ad una o due ante con o senza borchie. Interamente costruito con materiale zincato e verniciato con polveri epossidiche in molteplici e gradevoli colorazioni, questo speciale trattamento garantisce una lunghissima durata nel tempo. La gradevole estetica di Eco 3 evita di farvi sentire in prigione a casa vostra. Vi difenderà anche dalle zanzare. Eco 3 può essere costruito con zanzariera incorporata in uno spazio ridottissimo, solo 70 mm. Il prezzo? Davvero interessante e conveniente. Avere un cancelletto Eco 3 non è più un lusso. Il costo è pari ad un tradizionale cancelletto di costruzione artigianale, non certificato e privo di garanzia. Ed ora Eco 3 è anche in versione Plus. Con serratura a doppio pistone, con una corsa di 35 mm, in acciaio antitaglio diametro 18. Contattateci al numero in sovraimpressione, oppure venite a trovarci nei nostri showroom. Vi renderete conto che da oggi con Ferrinox la qualità e la sicurezza non sono più un lusso. Eco 3 fa la differenza! Allora, l'Inter tra Europa e mercato, partiremo in breve naturalmente dalla gara di domani con un po' di turnover che farà Walter Mazzarri, notizia del pomeriggio, fuori dei convocati Alvarez per un problema, un colpo accusato in allenamento. Tweet intanto, Gianluca dice, Eto'o all'Everton e dico Everton quanto guadagna? Rispondi Gambaro, abbiamo detto. Guarda, allora, quella cifra lì, 6 ufficialmente, milioni. Ufficialmente guadagna 6 milioni e mezzo di euro netti all'anno, per due stagioni sono 13 milioni. In più gli hanno dato praticamente un buono di entrata perché è andato lì a zero, paragonabile all'ingaggio, quindi sono circa 20 milioni in due anni prende. In 10, secondo le tue fonti. Poi Fabrizio dice solo quel giornale con le pagine rosa, la Gazzetta dello Sport, ha parlato di Falcao. Non è proprio così, anche qualcun altro in maniera più o meno velata e sfumata, se ne è parlato anche per il Milan, pensate, sì, ma Falcao, un po', anche ma, per il Milan, pensate un po'. Sì, ma il giornale rosa che dice il nostro amico... La Gazzetta, dai, non facciamo sì, del... è un giornale, comunque mi sembra che all'interno, diciamo, della proprietà ci siano delle quote anche della famiglia di Torino, se non erro, no? Sì, quindi voglio dire, è tutto dalla famiglia nel caso, sì, non è poi che... Poi bisogna capire quanto gioco faccia alla Juventus spendere il nome di Falcao. È l'altro lato della famiglia. E l'altro, sì, comunque fa sempre dalla parte della famiglia di Torino, no? Perché uno pensa che sia solamente il tutto sport. Poi lo chiedo a Stenti, ma associare Falcao alla Juventus quando poi 99-9 non arriverà,
porta qualcosa di positivo alla Juve. Alla Juve no, ma me l'hai detto tu prima, al procuratore di Falcao. Dice, sì. C'è un legame con no, Michele, no, Michele, però parlando di Falcao e ci metti vicino una squadra come la Juventus, comunque leggi il nome Juventus e uno che non sa, di, che non sa niente dice ah però... Guarda lì che stanno per prendere o tentano di prendere Falcao, sì. Invece sono delle balle colossali, quindi c'è giovamento anche per il nome della società. Va bene, lui intanto chi sa di calcio, scusa Michele, sa che è una balla colossale che come la lista degli ultimi 50 nomi che hanno scritto non sono mai arrivati. Non esageriamo, dai, Luca Carello, certo Conte potrà essere scarso, caro Enzo, ma difendere a spada tratta Benitez ha dell'inverosimile, comunque ti stimo, dice Luca. Poi... Fabrizio incita l'Athletic Bilbao, da tifoso della Juventus contro il Napoli. Vamos, fratelli di sangue, dice Di Fernando. Come l'anno scorso lui Llorente. Citava in danese il Copenaghen, il danese, lo conosceranno. L'anno scorso hanno citato anche il danese, no? Parlavo in danese. Va lui. Bene, allora l'Inter domani parte dal 3-0 ottenuto in terra d'Islanda. Vediamo la formazione che dovrebbe giocare. Domani, sì. Domani contro questa modestissima squadra di pescatori islandesi, direbbe il buon Enzo Gambaro, lo Stjarnan, che abbiamo visto essere davvero molto modesto. Non solo pescatori, anche in casa sua. Alcuni di loro, per quello che mi hanno detto, sono anche diciamo degli esperti, nel senso che sapete che lì c'è un vulcano che è tremendo, ogni anno tira sempre fuori qualcosa, c'è qualcuno di loro, se non erro, che anche sì, che fanno anche quello, quindi possibile che magari qui riescano a tirare fuori anche il petrolio, magari, speriamo, sarebbe bello, almeno lo stadio di San Siro potrebbe giocare la finale di Champions del 2016, perché al momento non credo che siano, abbiano delle possibilità di poterlo fare, credo. Va bene, questa a prescindere da quello che dice Gambaro è la formazione: Carrisso, Andreoli, Ranocchia, Juan Jesus, D'Ambrosio, Jonathan, Vila, Kovacic, lì c'è una B che è scappata al posto della V. Kovacic. Perché si pronuncia Kovacic? Una squadraccia mai vista. Sì, è spagnolo. In Spagna. È diventato spagnolo. Kovacic e Nagatomo, possibile, appena possibile la correggiamo. Icardi e Osvaldo, perché abbiamo detto Alvarez fuori dalla lista dei convocati per un colpo subito in allenamento. Rapidamente, Mazzarri sulla gara di domani, sulla partita. Andiamo ad ascoltare. Per quanto riguarda la gara di domani, ho già chiesto ai ragazzi di scordarsi che abbiamo questo vantaggio di fare una partita da Inter, da come vorrei vedere sempre io la mia squadra, come l'ho vista là, e fare a fine gara festeggiare il primo obiettivo stagionale che era e che è quello di entrare in pianta, insomma, ufficialmente nei gironi in Europa League. Allora Bobo, parto da te naturalmente, anima Inter, questa Europa League che cosa deve rappresentare quest'anno per l'Inter? Un qualcosa in più, bisogna puntare naturalmente al campionato, al posto Champions per l'anno prossimo, o deve diventare un qualcosa che può dare lustro all'Inter? Perché poi, sai, gli equilibri anche a livello di gestione del turnover sono secondo delicati. Me deve dare delle risposte sull'allenatore. L'anno scorso all'allenatore è stato giustificato nei vari periodi del campionato per delle scelte, per un gioco che non c'era, per delle partite andate male nel risultato, e tutti quanti noi tifosi abbiamo detto che era un Inter che Mazzarri ha trovato e non aveva potuto far niente di suo. Quest'anno non ha più alibi, quest'anno ha fatto o ha accettato dalla società che l'Inter fosse rinforzata in determinati punti, ha cercato dei giocatori che probabilmente gli piacciono, quindi la Champions e il campionato possono, la Europa League e il campionato possono essere un termometro per dar l'idea di dove può arrivare questa squadra. Io credo che qualcosa di buono o meglio dell'anno scorso possa fare, questo sicuramente. Vincere la Coppa, l'Europa League è alla portata di una società come l'Inter, e arrivare anche alla Coppa dei Campioni con un terzo posto sia alla portata di questa squadra. Sicuramente non potrà l'allenatore esimersi da eventuali responsabilità su dei risultati negativi. Piero, l'anno scorso l'Inter aveva solo il campionato, no? Quindi Mazzarri è andato dritto per la sua strada, quest'anno dovrà gestire anche la rosa, quindi sarà un banco di prova in più certamente per lui, però ti chiedo se alla lunga, no, strada facendo, questo obiettivo forte che l'ha detto chiaramente Toire, tornare nell'Europa che conta già quest'anno,
farà sì che l'Europa League diventerà presto un qualcosa di addirittura fastidioso, magari come lo è stato per Conte a fine stagione l'anno scorso. No, secondo me sarebbe un errore se considerassero l'Europa League come una cosa fastidiosa. Onorare l'Europa League, secondo me, per una società blasonata come l'Inter dovrebbe essere un dovere, perché può dar fastidio. Allora è inutile che nel campionato precedente si lotti tanto per andare in Coppa, qualsiasi essa sia, o Champions League o Europa League, e poi dopo la snobbi l'anno successivo. Mi sembra una cosa fuori luogo. Per quanto riguarda il campionato, invece, credo proprio che l'Inter, al di là di essere migliorata così per le prime posizioni, la credo molto difficile. Difficile. Che possa raggiungere uno dei primi tre posti. Se qualche squadra dovesse avere un'annata particolarmente sballata, allora. Però ci vuole che l'Inter faccia molto, molto meglio rispetto all'anno scorso. Adesso vedremo anche quella che ad oggi è per noi una griglia di partenza, no? In ottica scudetto, che abbiamo, devo dire, modificato nell'arco di un mese sulla base del mercato. Ma partiremo anche dal voto che vogliamo attribuire al mercato dell'Inter, sulla base di quello che è stato fatto, di quello che poi verrà fatto. La vediamo dopo, grazie alla griglia. L'abbiamo già intravista, eccola qua, ma non importa. Dicevo, il voto al mercato dell'Inter. Prima però mi hanno segnalato un altro Mazzarri simpatico, credo sempre legato alla partita di domani, un Mazzarri che cita un altro grande ex allenatore anche dell'Inter, cioè Giovanni Trapattoni, oggi in conferenza stampa. Sentiamo. Un grande allenatore che ha fatto la storia del calcio italiano, Trapattoni, non dire mai gatto se non è nel sacco. Quindi domani sera si andrà, come si spera tutti, penseremo al Torino. Allora, io ci credo zero che Mazzarri sia preoccupato della partita di domani. È doveroso, può essere doveroso, ma quello non che è, dice, non citare Trapp è divertente. Non è neanche simpatico che lo dica, e soprattutto che lo dica con questo cipiglio di preoccupazione. Dovrebbe, cioè, 3-0 là contro, ma soprattutto vedendoli, avendoli visti nella partita di andata, un allenatore è giusto che prenda in considerazione soltanto il minutaggio di alcuni giocatori e soprattutto di preservare gli altri che hanno già nelle gambe una partita da 90 minuti. Però hai visto la formazione? Avete visto la formazione? Ci sono dei cambiamenti, ma giocano anche molti potenziali titolari. E certo, perché un allenatore ha il dovere di guardare chi ha bisogno di fare la partita per entrare, se non altro, nella forma migliore per quanto riguarda la velocità, la rapidità e il volume partita, oppure per alcuni titolari farli giocare non farli giocare per preservarli da eventuali infortuni che possono in una partita sempre accadere. Ma rivediamo un istante quella formazione. Doveva giocare Frosio Alvarez, giocherà probabilmente Icardi, però ci sono almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 titolari in questa formazione. Icardi, per esempio, l'abbiamo vista all'andata, ha bisogno di giocare e quindi l'allenatore non lo può togliere proprio per... Non avrebbe giocato, ci hanno detto, ma gioca perché non c'è Alvarez. Ma se non giocava vuol dire che l'allenatore sbagliava. Icardi si è visto all'andata che ha bisogno di giocare. Tra l'altro poi il dispendio di energie di Cardi è relativo, quindi è chiaro che deve entrare. Se una partita così che hai vinto 3-0. 3-0. Auguro solo che riesca a fare un gol agli islandesi per vedergli... L'esultanza. Sì. Sono famosi perché... Sono aspettare, probabilmente prenderanno 4-5 gol. Però uno dice fate... Ma uno che riuscisse a fare un gol proprio per vedere... Per chi non lo sapesse, no. Si inventano ad ogni gol che fanno... prevalentemente in Islanda, anche se in Europa League nei turni precedenti di gol ne hanno fatti, si inventano delle esultanze particolarissime, studiate, preparate, cercatele su internet, su YouTube, ne trovate davvero delle belle. In Europa League ne hanno studiata soltanto una, di figurazione. Cioè, non è che possono pensare di farne due, ecco insomma. Ecco, l'Inter è un po' difficile. Da casa, e poi arriviamo al mercato dell'Inter, dopo la pubblicità, Francesco 45 dice domani l'Inter se dovesse giocare male vincerà 4-0, se dovesse giocare da Inter, cioè alla Mazzarri, perderà. Questa non è male. È vero, poi dopo ognuno di noi può essere libero di pensare che un allenatore sia più bravo o meno bravo, però pensare che l'Inter possa perdere per colpa di Mazzarri, cioè, mi
Michael dice l'Europa League va onorata. Lo scorso anno, anche avessimo avuto la finale al Polo Nord, la volevo vincere, tifoso juventino. Ho ancora l'amaro in bocca. Ha ragione. Dice hashtag Juve, anche Stenti è concorda. Sì, però è anche vero che il percorso della Juve è stato diverso rispetto a quello che attenderà l'Inter. I gironi di Europa League, questi qui iniziali, sono obiettivamente rognosi, perché avrai trasferte difficili nel senso di, logistico più che di qualità delle avversarie, e soprattutto sarà difficile metterci la testa. Poi man mano che vai avanti ti ingolosisci, però io capisco anche la difficoltà di partire già a carichi. La Juventus ci si è trovata a carica, perché si è ritrovata praticamente già alle battute finali della competizione, perché aveva la finale in casa, quindi condizioni del tutto particolari. Ma ha sbagliato tutto Conte l'anno scorso, perché scusate un attimo, la Juventus ormai il campionato l'aveva stravinto, quindi doveva pensare l'ultimo periodo della stagione principalmente all'Europa League, perché la Juve non ha incontrato degli squadroni, obiettivamente, cioè è stata eliminata dal Benfica, che non è purtroppo il Benfica di Eusebio, è il Benfica di oggi, che comunque non è una grande squadra. Conte ci teneva molto al record di vittorie totali. Perfetto, questo è il limite di Conte. Conte è uno che pensa in piccolo, perché io credo che in una stagione vincere il campionato e una competizione europea, anche se l'Europa League è una competizione da Serie B in confronto alla Champions, lì sì che avrebbe fatto una grandissima cosa. Invece il record che ha voluto fare dei 102 punti, che tra l'altro non è neppure della Juve il record dei campionati, perché l'ho già detto un milione di volte, in Scozia c'è chi ha fatto meglio della Juventus, quindi non è un record. Ma forse anche in Uganda, ecco, perché ne sappiamo. No, in Scozia. No, in Europa certamente, però in Scozia ci sono squadre che hanno vinto le Champions League. Sono campionati non paragonabili. Un campionato particolare. Perfetto, ha fatto più punti della Juve, perfetto. Va bene. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che alla fine Conte, purtroppo, mi spiace dirlo, perché come persona Conte mi è anche simpatico, però purtroppo come allenatore pensa molto in piccolo. Caro Enzo, esatto, ma è strano che è esattamente il contrario di quello che penso io. Cioè, Conte mi è ufficialmente antipatico, però ritengo che sia molto bravo. Invece Gambaro è esattamente il contrario. Sì, però io ho avuto ragione, tu no. Giuseppe invece ha ragione, ha vinto 3 scudetti. Ma dove l'ha vinti? Ma dove? Ma cosa sono scudetti questi qua? Ma dai, per favore, dai. Caro Enzo, indipendentemente dallo show che rischia di avere un po' ragione, però, perché stavamo parlando di Inter. Giuseppe dice: un'ora di trasmissione, Gambaro ha detto le quattro cose di sempre. Sarà così tutto l'anno? Buona stagione a tutti gli ospiti. No, ne avrai delle altre, no? Sì, è così tutto l'anno, Michael Jordan. Ah, è così tutto l'anno? Di che avrai anche delle cose nuove da dire. No, è così tutto l'anno, così lo facciamo contento. Stasera si mangia la merendina prima di andare a letto e poi a posto. Cosa vuol dire? La merendina. Carlo dell'Aquila dice: aiuto, ditemi che Torres non verrà mai al Milan. Quello che possiamo dire è che per le informazioni che abbiamo oggi, Torres è molto lontano dal Milan al momento. Carlo! Dormi tranquillo, perché se il Milan non caccia fuori i soldi, Torres non ci pensa minimamente a ridursi l'ingaggio solo per giocare nel grande Milan di Galliani. Allora, pubblicità e poi il voto al mercato dell'Inter, che non è finito. La Nati ci dirà che cosa potrà accadere nei prossimi 4-5 giorni, da qui alla chiusura delle trattative in via ufficiale. Tra poco. 2 DVD, un'indagine accurata e suggestiva sui 4 libri che hanno cambiato il mondo. Girato nei luoghi che videro la vicenda umana di Gesù e delle prime comunità cristiane. I Vangeli, in vendita nelle librerie San Paolo e Paolini, edizione per non udenti. Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Diavolina Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo.
Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolina Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Centro Arredi Metal Mark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Fantastici saldi con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metal Mark, Torzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Via Twitter sempre Luigi, tifoso Juve, dice: Vidal non partirà, questa convinzione stasera, non vedo l'ora di vedere le facce dei pro Benitez se il Napoli va fuori, come spero, soprattutto una, dice, chissà quale sarà questa faccia del pro Benitez che vuole vedere. Ha detto che è tifoso della, di che squadra hai detto? Credo della Juve, di Vidal. Capisco, purtroppo molti tifosi della Juventus purtroppo si sentono totalmente frustrati, perché loro in Europa sono sempre stati ridicolizzati nonostante avessero la prima potenza economica del paese, e sappiamo i motivi, perché sono la prima potenza economica del paese. E quindi loro pensano solo al male degli altri, purtroppo le coppe che vincono gli altri loro le possono solo contare. La coppa che hanno vinto praticamente. Te le attiri, Enzo. Va bene. Allora Luca invece ancora Juve dice: spero solamente, poi ci torniamo, che la questione Biabiani sia un colpo di caldo, perché veramente saremo alla frutta, dice. Inter però, allora vediamo quella grafica, il mercato dell'Inter, dove ci sono naturalmente le entrate, le uscite, chi è arrivato e chi è partito, e un voto che abbiamo dato come redazione al 27 di agosto, naturalmente. Queste sono le trattative, il mercato dell'Inter, quella con acquisti, cessioni, e il voto, che ve lo preannuncio, è un voto alto. Secondo noi non è questa, queste sono sempre le trattative. La grafica è il mercato dell'Inter, l'abbiamo fatta per tutte le sette big, diciamo, del nostro campionato: Inter, Milan, Juventus, quelle di cui parliamo principalmente, ma anche Roma, Napoli, Fiorentina e Lazio. All'Inter, caro Gore, abbiamo dato il voto più alto, devo dire. Fino ad oggi abbiamo dato un 7,5. Per quello che poteva fare l'Inter, ci sembra che abbia fatto un buon mercato. Eccolo qua: acquisti Vidic, Dodò, Vilà, Medel e Osvaldo. Un altro potrebbe arrivare. Le uscite principali: Taider, Mudingai, e poi quelli del triplete che hanno lasciato: Samuel, Cambiasso, Zanetti e Milito. Gori, il tuo voto e il tuo giudizio al mercato dell'Inter ad oggi? Il mio voto è 6,5, nel senso che di buono c'è che ci siamo tolti la sindrome argentina, e i tre del triplete sono andati quattro del triplete sono andati via con molto ritardo, perché nella programmazione di una società importante questo addio prima o poi doveva avvenire, anche se nulla di questo si deve togliere alla bravura e al fatto che questi abbiano fatto la storia del calcio interista. Per quanto riguarda i nuovi arrivi, a parte Vidic, che è sicuramente un rinforzo in difesa, ma che non si discosta molto dalla bravura di Samuel, Dodò era una riserva della Roma, deve dimostrare ancora tutto. Villa è sconosciuto, almeno da parte mia è un giocatore sconosciuto che non credo possa dare una grossa mano al centrocampo, mentre secondo me l'unico giocatore importante che ha preso e di sicuro rendimento è Medel, che io ho visto ai campionati del mondo e che secondo me sarà molto utile alla squadra, visto e considerato che l'anno scorso ha fatto un discreto campionato, sicuramente migliorerà, e visto che le altre squadre, compreso la Juventus farà 25 punti in meno, e la Roma e il Napoli secondo me sarà difficile che ripeteranno lo stesso campionato dell'anno scorso, l'Inter può giocarsi anche l'entrata in Champions. 6,5 comunque il tuo voto. Voglio sentire anche gli altri, però. Come va giudicato il mercato dell'Inter?
Ma secondo me l'Inter si è rinforzata, ha preso dei giocatori che in questo momento forse non sono di grandissimo, non appagano in modo esauriente il tifoso, perché si vorrebbe prendere giocatori sempre di altissima qualità, ma purtroppo non è più possibile per le squadre italiane. Secondo me hanno costruito una buona squadra. Se due o tre giocatori cardini, Mbilà per esempio, dovesse rendere bene, Medel credo che sia una certezza, Osvaldo è un punto interrogativo, però è un giocatore che se trova l'annata giusta potrebbe essere particolarmente... Se gioca Osvaldo non gioca Palacio o Icardi, cioè non è che possono giocare tutti e tre. Ma perché no? Perché no? Perché non ha una squadra che può squilibrarsi in questa maniera. Ma allora già parte, secondo me l'Inter, se fa un discorso di questo genere, già parte in un modo molto riduttivo. Dicendo che non può giocare con due attaccanti così e con eventualmente due attaccanti, sì, e anche Palacio, ma scusa, ma con tre attaccanti uno deve spostarsi sulle fasce e perdono il 50% di potenzialità. Non è un giocatore che sta dentro l'area di rigore, no, ma però non può neanche andare sulla fascia o destra o sinistra, né Icardi nemmeno e Osvaldo nemmeno. Icardi sicuramente, Icardi no, e neanche Osvaldo. Osvaldo è un giocatore che si muove molto, cioè, di sta dicendo che l'Inter potrebbe anche proporsi con un bel tridente pesante. Ma ci gioca il Sassuolo con tre attaccanti, ma perché ha due attaccanti esterni, uno che è Berardi e l'altro ma l'Inter se gioca col Sassuolo, se gioca col Chievo, non può permettersi di giocare con tre attaccanti. No tatticamente no. Allora l'Inter in Champions League e in Europa con questi attaccanti non può giocare con tre punte così. Ma come no? Sentiamo anche Gambaro e Stenti sulla questione tattica. Io sono molto più vicino, tridentone, diciamo, sono molto più vicino a Piero Frosio come idea. Allora, lasciando da parte diciamo le caratteristiche di Mazzarri come allenatore, ma credo che Palacio possa giocare o possa partire un pochino più da esterno. Osvaldo non è uno che gioca solo davanti al portiere, sa anche muoversi un pochino più defilato, invece Icardi è uno che va in profondità, quindi deve giocare davanti. È chiaro che deve cambiare però sistema di gioco, no? Se vuol giocare con quei tre. Dobbiamo anche di domani, questa sì, domani vediamo conta. Invece l'Inter tipo, quello che potrebbe diciamo essere che tipo. Potrebbe giocare. Ferma un attimo prima di partire, ma con D'Ambrosio, Jonathan, Nagatomo, speriamo che Kovacic riesca a diventare un giocatore determinante, Mbilà che mi auguro per l'Inter che possa fare un campionato degno di questa squadra, ma se no non è che uno dice fischia, c'ha un centrocampo di quelli no. Che a me piace il discorso di Frosa, lo voglio espandere, stavo arrivando per arrivare al tridente, però sì. Dietro Frosio come deve cambiare, cioè deve giocare con la difesa 4 Mazzarri, quindi un 4-3-3, o si può permettere di mantenere una difesa 3, quindi due centrali centrocampo e due esterni, un 3-4-3, cioè come si trova l'equilibrio? Ma certo, gioca con quattro difensori, toglie Ranocchia, non credo, ma giocano Ranocchia e Juan Jesus può fare il terzino sinistro, Jonathan il terzino destro, giocare. Nagatomo il terzino destro, da 4-3-3. Come l'hai detto, 4-3-3. Si può permettere di giocare a 3 ancora? Sembra che giocare a 3 sia una disposizione tattica che sguarnisce la difesa. Non è così. Giocare a 3 vuol dire anche giocare a 5. Basta arretrare i due laterali 10 metri più indietro, nel non possesso di palla. Basta che Dodò e Jonathan dall'altra parte vadano a fare le diagonali nel momento in cui non sono in possesso di palla. Cioè, voglio dire, giocare a 3 non vuol dire avere un difensore in meno. No, però è vero che se giochi poi con tre attaccanti gol, averne se giochi, due in più. No, se giochi con tre attaccanti. È vero, ma proprio perché sei l'Inter. Sì, ma è vero, Gori, però se giochi con tre attaccanti e tre difensori vuol dire che là in mezzo te ne mancherà uno. Quella è la certezza. No, però scusa un attimo. Cioè, se tu giochi con tre centrocampisti. Ah, con tre attaccanti, sì. Però scusa con un attimo. Tre attaccanti e se giochi con tre attaccanti hai un centrocampo magari squilibrato e bisogna vedere se Villa e Medel possono. L'anno scorso c'erano Palacio e Icardi e tutti dicevano che bisogna attaccare, cioè, se lasci Icardi là da solo davanti, questo povero ragazzo poi dopo farà fatica a fare gol
qualche volta farà gol, ma dopo non sarà mica tutte colpe sue. Il sistema per giocare, da solo il sistema, come dice Piero Frose, per giocare l'Inter lo può mettere in pratica, perché se tu parti con un 4-3-3 non significa che i tre davanti stanno lì in fase di non possesso palla, sono lì a girarsi i pollici tutta la partita, no? Voglio dire, se tu giochi con Icardi, Osvaldo e Palacio, evidentemente Palacio, che è capace a farlo, in fase di non possesso palla viene 20 metri, 25 metri più indietro e si mette a sinistra a fare l'esterno di centrocampo. Non è difficile da capire, scusatemi. Io penso che tutto si possa fare nel calcio. Molti dicono anche che i grandi giocatori tutti quanti insieme possono giocare. Il discorso lo baserei sull'equilibrio di una squadra. Se ha un attaccante che ha delle prerogative di centrali, oppure anche se non centrali, che voglio dire che si muove molto ma sempre nella centralità del campo, lo si mette sulla fascia, è chiaro che si può fare con le tre punte, ma si perde la qualità di un giocatore, si dimezza la possibilità potenziale di quel giocatore. Allora, parte, scusami. E quindi Palacio, Icardi, scusa e finisco, Palacio, Icardi e Osvaldo sono tre attaccanti dei quali nessuno può giocare come attaccante esterno. Voglio farti un piccolo esempio, scusami. Consideri Mourinho un buon allenatore, scarso allenatore, grande allenatore. Che faceva giocare Balotelli sulla fascia destra? No. Un altro discorso ti faccio io. Ha preso Fabregas dal Barcellona. Giocava centravanti arretrato. Esatto. Lui l'ha messo due centrocampisti, uno dei due è Fabregas. Poi c'ha Hazard, c'ha Oscar, c'ha... Certo, ma cosa c'entra il centrocampista con l'attaccante? Sono due discorsi diversi. Fabregas che là, nel Barcellona faceva il centravanti, lui l'ha messo in mezzo al campo. Non faceva il centravanti, faceva la mezzala avanzata. Faceva qualche volta faceva il finto 9. No, il finto 9. Il finto 9. Centrocampista. Se nell'Inter fai giocare Kovacic da mezzala assieme a un altro, sono pronti tutti a sparare addosso. Perché non c'è equilibrio. Ma dobbiamo cambiare un po' anche questa. Secondo me, poi dopo. Gli attaccanti fanno un discorso diverso dai centrocampisti. Kovacic c'è un. Ma perché bisogna correre tutti? Certo che fanno un discorso diverso, ma non è che non possono farlo, non vogliono farlo. No, perché perdono qualità, perdono le potenzialità. Un giocatore può giocare anche un attaccante, può giocare anche terzino. Palacio è il giocatore che corre più di tutti. Sì, che corre però in fase di attacco, non corre in fase di ala destra. Cioè l'attaccante laterale ha delle funzioni che sono quelle di andare a aiutare il terzino se giochi a 4, di andare a occupare la zona della fascia se giochi a 3 e quindi rientrare. È chiaro che non può essere né lucido né avere le stesse potenzialità che ha Palacio quando si inserisce in area di rigore, quando mette a frutto la sua velocità. E così per Icardi e così per Osvaldo, anche se fanno un movimento, e sono d'accordo su questo, Osvaldo è uno che fa molto movimento ma in linea orizzontale. Okay. Un conto invece l'attaccante laterale. Non d'accordo, ma è giusto così. Allora io mi devo fermare, aggiornamento Atletico-Napoli 0-0, tra poco dalla Nati per il mercato che riguardano l'Inter e i tanti tweet che ci avete scritto in questi minuti. 2 minuti di pubblicità, restate con noi anche in streaming su telenova.it, siamo in diretta. Finalmente siamo nella nuova sede della Mondoflex, sempre a Treviolo, ma in via Santa Cristina. Ci siamo spostati di soli 300 metri. Qui siamo nel mondo del materasso, 5.000 metri interamente dedicati al riposo e al benessere. La più grande esposizione d'Italia, ma probabilmente anche d'Europa. Qui è impossibile non trovare il materasso giusto. 39 modelli di materassi, uno diverso dall'altro, materiali diversi, ortopedici, molle insacchettate, lattice, memory, schiumati ad acqua, con rigidità diverse, le misure che volete, se avete il letto un po' più largo, un po' più lungo, più corto, non c'è nessun problema, facciamo tutto su misura. 39 modelli di materassi e 18 modelli di reti, perché noi non siamo tutti uguali. Un ragazzo di 20 anni ha esigenze diverse da una persona di 40 anni. E voi che avete la mia età,
anche se ci sentiamo giovani dentro e che cerchiamo di non ascoltare i primi acciacchi, abbiamo esigenze diverse di una persona di 40 anni, però anche di una di 70 o 80 anni. Alla Mondoflex vi offriamo un vastissimo assortimento, qualità, convenienza e i prezzi, ma sicuramente vi accontentiamo anche nel prezzo. Noi siamo Materassai, non siamo dei rivenditori. Sul rapporto qualità e prezzo vince sempre la qualità. In tutti i nostri punti vendita, e ve li voglio ricordare, qui a Treviolo in via Santa Cristina abbiamo la sede, ma ci trovate anche a Melzo in viale Norvegia, a Crema sulla strada statale Crema Lodi, a Brescia nel comune di Castelmella in via Roncadelle e a Desenzano del Garda in via Mantova. Abbiamo il personale molto preparato a vostra disposizione per consigliarvi nella scelta. E per festeggiare l'apertura di questa nuova sede, cosa potevamo fare? Quello che sappiamo fare bene. Siamo Materassai, vi abbiamo preparato una proposta veramente interessante. Un materasso schiumato più memory ad alta densità sfoderabile a soli 180 euro. Venite nei nostri punti vendita a provarlo. Credetemi, ne vale veramente la pena. 5.000 metri di esposizione dedicati al riposo, ma non solo materassi, abbiamo il reparto letti, dei divani, un'area dedicata ai ragazzi e alla prima infanzia, tutta la linea Foppa Pedretti e ancora tappeti e tanti articoli di ortopedia. Purtroppo ho poco tempo a disposizione e non riesco a farvi vedere tutto, ma credetemi, c'è tanta roba bella da vedere alla Mondoflex. Però voglio fare una cosa a cui tengo tantissimo. Voglio presentarvi la squadra degli specialisti del dormire. Loro vi aiuteranno e vi consiglieranno nella scelta. Davide, Marcella, Valeria, Mari, Francesca, Maria e Marina, venite a trovarci, noi siamo qui anche tutto il mese di agosto. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Un abbraccio e un grosso bacio a tutti. Allora, vado subito in redazione da Lanati, che ha delle notizie da darci sul calciomercato, credo, non solo. Sì, 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 il mercato dell'Inter, dicevamo prima della pubblicità, le novità di giornata. Beh, la principale è il fatto che è arrivato a Milano l'agente di Guarin e sta cercando di trovare una soluzione per il suo assistito. Guarin è in uscita, sappiamo che non rientra nei piani di Mazzarri. Tra l'altro c'è una curiosità, l'agente di Guarin, che si chiama Ferrei, ha parlato, oggi è stato intervistato, e gli hanno chiesto se è vero che il suo assistito ha ricevuto un'offerta dallo Zenit. E il procuratore ha confermato, l'offerta è intorno ai 12 milioni di euro per l'Inter, che insomma una cifra che potrebbe anche andare bene ai nerazzurri, però il giocatore non è convintissimo di andare allo Zenit. E il procuratore ha detto: vediamo che cosa succede in questi giorni. Guarin prima vuole capire che mosse farà la Juventus, quindi ha detto proprio apertamente che aspetta di capire se c'è ancora uno spiraglio per andare alla Juventus. Ha citato la Juventus, Ferreira? Sì, sì, tra l'altro è un'intervista, lo possiamo dire, che è stata rilasciata alla RAI, è stato avvicinato da un inviato della RAI e a questo giornalista ha detto prima attende una mossa da parte della Juventus, però in effetti ha una proposta dallo Zenit che peraltro si è qualificato per la prossima Champions League, e quindi questo potrebbe essere un motivo ulteriore diciamo per far sì che l'operazione possa andare in porto. Staremo a vedere. Delle cose molto importanti, perché il discorso Guarin-Juventus lo diciamo da sempre, non è mai stato interrotto e sappiamo quasi con certezza, per quelle che sono le nostre informazioni, che con una partenza di Vidal la Juventus avrebbe intenzione di cautelarsi con Guarin e investire poi il restante denaro per un attaccante di un certo peso. Ecco perché Guarin attende, stenti di capire se magari nelle ultime ore di mercato davvero Vidal parte e la Juve a quel punto andrebbe e tornerebbe su. Sì. È come quel pescatore, no? Che arriva al fiume, aspettava il pesce, stava lì a pesca, aspetta il pesce, il pesce non abbocca mai, però dai, ma qui stiamo a prendere in giro la gente, non noi, ma quelli che dicono queste cose. A parte il fatto che poi la Juve prendere in giro su cosa? Visto che abbiamo dato noi queste notizie, prendere in giro su cosa? No, non noi che la diamo, chi le dice? Chi le dice? Il procuratore. Perché tu pensi che la Juventus non abbia interesse per Guarin? L'aveva preso Guarin? No, gennaio, l'interesse per Guarin c'è, ma praticamente ha voluto dire che Vidal lo vogliono tutto il mondo. Ma a parte quello, scusate un attimo, ma poi la Juve per rinforzarsi in Champions prende uno scarto dell'Inter, ma
Questo è il paradosso. La Juve purtroppo ha fatto un mercato da tre, prendendo Guarin farebbe praticamente il voto finale sarebbe zero, quindi bene, ancora più scarsa di quello che era. Ma questo non vuol dire che la Juventus non sia interessata a Guarin. La Juventus lo sta cercando dall'anno scorso e quello che dice il procuratore è che se vende Vidal va su Guarin, poi che dopo uno può essere d'accordo o non d'accordo. Ma secondo me la sorpresa più grossa potrebbe essere quella di Pogba, cioè se c'è uno la partenza di Pogba, se c'è uno che può lasciare la Juve, questo è il signor, è il signor Pogba. Quest'anno no, Pogba non... Ma non lo so, Senti, ma se parte Vidal, arriva Guarin e quei 25 milioni che possono restare vengono spesi per un altro attaccante? Ma mi sembra una corsa a ribasso, perché sicuramente nello scambio tra Vidal e Guarin la Juve ci perde. E di sicuro dopo aver preso Morata e avere la coppia Llorente Tevez che parte comunque titolare, non credo che arrivi nessun altro attaccante in grado di scalzarla e quindi alla fine il conto rimane in negativo, perché magari si rinforza a livello complessivo la rosa, ma di sicuro non si rinforzano gli 11 in campo, e quindi credo che sarebbe proprio una questione di ripiego. Guarin è un treno che poteva avere un senso la stagione scorsa con un cambio con Vucinic che non ha visto più il campo praticamente, e quindi Guarin andava a rinforzare un centrocampo che era già forte e dando, come dire, un apporto partendo dalla panchina, ma in questo caso arriverebbe da titolare. Francamente Guarin non mi sembra all'altezza Juventus. Va bene, allora abbiamo un'altra interruzione pubblicitaria, poi i vostri tweet. Andiamo a vedere quella griglia per quanto riguarda lo scudetto, fatta ovviamente il pensiero della nostra redazione come Nova Stadio, e com'è cambiata anche in un mese di calciomercato. Poi dobbiamo ascoltare, a proposito del tridente dell'Inter, l'idea che ha portato avanti e sostenuto mister Piero Frosio, quello che ha detto oggi Mazzarri sulla tattica che adotterà durante la stagione, perché ha spiegato di avere in mente un'idea che lo stuzzica, cioè quella di giocare con la difesa a 4 e un qualcosa di diverso là davanti. Lo ascoltiamo dopo la pubblicità. Però. Sì. Non è più un lusso. Ferrinox presenta Eco 3. L'esclusivo cancelletto di sicurezza per la vostra casa, robusto, sicuro, inattaccabile, certificato in classe 3 anti-effrazione. Eco 3 è sicuro! Questo nuovo sistema brevettato impedisce lo scasso. I malintenzionati non hanno alcuna possibilità di fare leva sulla struttura. Lo spazio tra il telaio e le barre orizzontali è talmente ampio che nemmeno un piede di porco riuscirebbe a forzare questo rivoluzionario cancelletto. Eco 3 è snello, l'unico ad avere l'antasenza tubolare perimetrale. Garantisce la massima sicurezza senza ostacolare in modo eccessivo il passaggio della luce. Eco 3 è pratico, caratterizzato da un particolare snodo brevettato, permette di piegare e ruotare l'anta che si sovrappone alla persiana. Si può aprire anche internamente, così potete chiudere le persiane esterne senza complicazioni. Eco 3 è preciso. Il telaio perimetrale è dotato di compensatori che proteggono i punti di fissaggio e aderiscono al muro anche quando questi non sono perfettamente allineati. Eco 3 è resistente. Dotato di una serratura con una corsa di scorrimento di ben 25 mm, ben il 70% in più delle serrature convenzionali, chiude in profondità e rende molto più difficoltosa la forzatura di tutti i punti di chiusura. Eco 3 è semplice. Tutte le serrature sono unificate con la stessa chiave. Eco 3 è bello. Si può realizzare ad una o due ante con o senza borchie. Interamente costruito con materiale zincato e verniciato con polveri epossidiche in molteplici e gradevoli colorazioni, questo speciale trattamento garantisce una lunghissima durata nel tempo. La gradevole estetica di Eco 3 evita di farvi sentire in prigione a casa vostra. Vi difenderà anche dalle zanzare. Eco 3 può essere costruito con zanzariera incorporata in uno spazio ridottissimo, solo 70 mm. Il prezzo? Davvero interessante e conveniente. Avere un cancelletto Eco 3 non è più un lusso.
Il costo è pari ad un tradizionale cancelletto di costruzione artigianale non certificato e privo di garanzia. Ed ora Eco 3 è anche in versione Plus, con serratura a doppio pistone con una corsa di 35 mm in acciaio antitaglio diametro 18. Contattateci al numero in sovraimpressione, oppure venite a trovarci nei nostri showroom. Vi renderete conto che da oggi con Ferrinox la qualità e la sicurezza non sono più un lusso. Eco 3 fa la differenza. Allora, andiamo ad ascoltare, dai, quel Mazzarri sui moduli che potrebbe adottare l'Inter durante la stagione. Un Mazzarri stuzzicato dall'idea di passare alla difesa 4 e proporre qualcosa di diverso anche là davanti, magari con un altro innesto dal mercato, e poi ne parliamo. Sentiamo. Quest'anno ve lo posso dire anche a voi, quello che dico ai ragazzi, ecco, io voglio che si parli chiaro, che non ci siano tante... Gli ho detto, io quest'anno ho in mente, e ve lo dissi anche già nel finale dell'anno scorso, di ruotare tre moduli, più o meno, poi davanti a livello offensivo ci saranno anche delle varianti, ma di base si può giocare, e questo il modulo dell'anno scorso, quello che stiamo adottando ora, il 3-5-1-1, 3-5-2, che lo conosciamo a memoria. Il 3-4-3 che l'abbiamo fatto e rientra in uno dei miei moduli preferiti, e da quest'anno, proprio per l'arrivo di giocatori secondo me con le caratteristiche giuste, e dovrò verificarli perché sono appena arrivati, mi stuzzica l'idea di giocare col 4-3 e poi 1-2 o 2-1. Allora, quel Medel, che è un po' la chiave, no? Quel medianone che voleva Mazzarri, l'ha ottenuto dal mercato, e allora quell'idea di giocare con la difesa 4 torna ad essere, no, Froso in auge, perché davanti ai due puntelli Ranocchia e Vidic avrebbe uno che fa anche il difensore all'occorrenza, no? Come Medel. Quindi questa potrebbe essere un'idea. Sì, poi sono tutte alternative. È evidente che sulla carta tu puoi fare tutti i moduli che vuoi, li puoi spostare, metti un giocatore più avanti, un pochino più indietro e cambi il modo di stare in campo. Però poi i risultati te li devono dare i giocatori sul campo. Tu puoi mettere in campo tutti, se ci fosse un modulo vincente in assoluto, ma tutti giocherebbero così. Certo, però ha citato anche il 3-4-3. Chissà se ha in mente quei tre davanti. Ma molte volte, anche durante la partita, dipende dalla necessità che hai. Puoi variare, parti con tre difensori, poi ne metti quattro, poi ne metti cinque, se devi dipendere. Parti con un attaccante e finisci con quattro attaccanti se hai bisogno di fare gol. Ci sono situazioni durante la partita che uno è costretto anche a cambiare a volte, e le conoscenze dei giocatori più ne hanno e meglio è. Prima citavi il poi presidente. Dopo saltano tutti i modi di giocare, butti la palla là in mezzo all'area di rigore, l'ultimo quarto d'ora, speri che uno colpisca di testa e faccia gol. Prima citavi il tridente contestato, no? da Gori, Osvaldo, Palacio, Icardi, questi tre importanti attaccanti che rosa l'Inter. Ce n'è un altro che l'Inter ha nel mirino, qualora riesce a racimolare qualcosa dalla cessione di Guarin, difficilmente da Alvarez, appena possibile torno da Lanati, e quest'uomo è quello che vedete alle mie spalle di fianco a Mazzarri, perché quando pensa a quel 4-3-2-1, uno dei due dietro ai Cardi, sotto Mazzarri non lo dice, ma è certamente Lavezzi, perché Lavezzi sì, in quella posizione giocavano a Gori nel Napoli. Allora, Lanati, quante possibilità di vedere Lavezzi all'Inter, e come cambierebbe l'Inter con Lavezzi? Ma le possibilità diciamo che non sono tantissime, nel senso che l'affare è molto difficile. L'Inter anzitutto, per sperare di poter prendere questo giocatore, deve sfoltire la rosa. Abbiamo detto prima di Guarin, che è un giocatore sicuramente in partenza, ma per il quale in questo momento non c'è una trattativa avviata in uscita, e manca pochissimo la fine del mercato. E poi un altro giocatore che potrebbe partire è Alvarez, più altre operazioni minori come ad esempio Kuzmanovic, che è un altro giocatore che non rientra nei piani di Mazzarri e che probabilmente partirà negli ultimi giorni, ma dalla cui partenza di certo l'Inter non è che può pensare di ricavare molto. L'affare Lavezzi è difficile, l'Inter spera di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. C'è da dire che il giocatore a Parigi non si trova più molto bene, non è più considerato un titolare. Blanc, l'allenatore del Paris Saint-Germain, in più di una circostanza ha detto: se Lavezzi vuole andare via, per noi non è un problema,
cerchi pure un'altra squadra. È chiaro che l'Avezzi è costato tanto al Paris Saint-Germain, per cui il Paris Saint-Germain non lo può regalare, ha un ingaggio piuttosto elevato per le squadre italiane, ma tutto sommato ancora tra quelli, diciamo, alla portata. È chiaro che è il grande obiettivo di mercato dell'Inter, un'operazione complessa, ma sulla quale l'Inter insiste in questi ultimi giorni, anche perché è un giocatore chiaramente molto gradito a Mazzarri, che l'ha già allenato a Napoli. È sempre in contatto, l'ha spiegato anche Mazzarri via SMS, con l'Avezzi. Volevo chiedere ancora una cosa, poi vengo da Tenzo. Quel tridente con l'Avezzi sarebbe secondo te più possibile? Cioè Palacio, l'Avezzi, Icardi? Sì, nel senso che giocherebbe sempre con le due punte centrali, che possono essere Palacio e Icardi, e all'Avezzi darebbe la possibilità di svariare sulle fasce, perché è l'unico dei tre che partendo da dietro può fare il movimento sulle fasce, quindi sarebbe un 4-3-3 in sostanza, con la possibilità di dare all'Avezzi la libertà di svariare nel campo. L'Avezzi sarebbe un top player per l'Inter, sarebbe il vero rinforzo di cui abbiamo bisogno, però è inutile parlare di l'Avezzi pensando ai soldi dell'ingaggio che prende, e quindi è inutile neanche sperare. Io sono d'accordo con lei. Non è un ingaggio elevato, ma non si parla dei soldi che guadagna Falcao, cioè, quindi in qualche modo l'Inter a quelle cifre ci potrebbe anche arrivare, bonus e varie... bonus, ma però bisogna dimenticare che anche se si sfora di un milione all'anno, che sembrano pochi perché ci sono gli sponsor, ci sono i bonus e via dicendo, poi è una catena di Sant'Antonio, perché se si sfora e si va ai 4 milioni o ai 5 milioni a giocatore, e poi è un ricevere tutti quanti i giocatori della rosa che, sapendo quanto prende l'Avezzi, poi vogliono l'aumento. Quindi non è fattibile per una ragione proprio globale di ingaggi dei giocatori, non solo per uno, perché l'Inter si potrebbe permettere di prendere un giocatore a 5 milioni all'anno netti. Però sta di fatto che dopo deve contrastare le richieste di tutta una rosa, che non è possibile. Tutte le società, ricordiamo che Toir ha detto non ci sarà un tetto di ingaggi all'Inter, ma ci sarà un tetto complessivo. Perfetto. Agli ingaggi. Allora, l'unica possibilità che ha l'Inter di prendere l'Avezzi è che il Paris Saint-Germain assolutamente voglia disfarsi del giocatore per motivi loro, e che diano un grosso contributo nell'ingaggio, perché altrimenti è inutile che stiamo qui a raccontare. Guadagna 12 milioni. No, quanto guadagna? La guadagna circa 6 milioni. Sì, e beh, è detto niente. No, 6 milioni di netti all'anno sono 12 lordi. Quindi sto dicendo, se il Paris Saint-Germain pagasse la metà dell'ingaggio, l'Inter pagherebbe praticamente 6 milioni lordi, quindi ci potrebbe stare in sintonia con quello che ha detto il presidente, ma 6 milioni. Guarda che l'Inter si è liberata di stipendi comunque pesanti. Sì, ho capito, cioè... ma Michele, 6 milioni netti all'anno sono 12 lordi. L'Inter questi stipendi non se li può permettere, è inutile che stiamo qua. Allora, anzi, devo dirti la verità. Se tengono in caldo l'Avezzi, non è tanto per il discorso dell'ingaggio, quanto di quello col Paris Saint-Germain, che può essere più complicato. Bisogna vedere se il Paris Saint-Germain lo può cedere e a che condizioni. Allora, discorso dell'ingaggio affrontato. Se parliamo di cessione, niente, non è inutile che stiamo qua a parlare. Se parliamo di un prestito, allora con contributo mensile da parte del Paris Saint-Germain, allora va bene, ma allora lo potrebbe fare chiunque. Sì, ma sarebbe davvero una fuga, perché giocatore di quel livello, anche dopo un mondiale, dove in qualche maniera si è anche messo in luce, non va in una squadra che non fa la Champions. Questo oramai è il... Ma io non ci credo. La vetrina del calcio europeo, oramai non sono più i campionati, è evidente, è la Champions. I giocatori di un certo livello non possono permettersi di saltare una stagione. Con l'Avezzi l'Inter farebbe un salto... Sì. Definitivo come ambizioni? Sì, secondo me sì. Cioè, sarebbe da scudetto, rompiamo l'indugio. No, forse no. Da scudetto no, non credo, però farebbe un salto, entrerebbe nelle quattro squadre, tre, quattro squadre che possono giocarsi i posti in Champions. Però Bobo, scusami, l'Avezzi
Palacio, Icardi. Beh, secondo me sarebbe l'attacco. E Osvaldo, forse come migliore, Osvaldo, anzi, la rosa d'attacco migliore. Osvaldo, farà, Osvaldo come ruota di scorta. Riserva, come ha fatto la Juve. No, sto dicendo che sarebbe un grandissimo attacco per il campionato italiano. Certo. E quindi potenzialmente perché non potrebbe puntare al campionato? L'Arezzi non lo so. Non è ancora arrivato, magari non arriverà mai. Ma no, ma l'Arezzi non arriva, dai. Non. Allora, guarda, Michele, adesso la dico adesso. Registrate per cortesia. Sì. Allora, è più facile vedere Enzo Gambaro indossare la maglia del Paris Saint-Germain piuttosto che vedere l'Arezzi indossare la maglia dell'Inter. Va bene, registriamo per cortesia. Grazie, regia. Va bene, la ripeto se volete. La maglietta col mio numero, Gambaro, 25, numero 25, Enzo Gambaro. Quanto te la rischi stavolta? Perché non stiamo parlando di Falcao qua, stiamo parlando di Arezzi. Se la compra la maglietta, non è che ci mette. Che compro? Me la danno loro, cosa compro? Stratagemma? No, no, in campo col Paris Saint-Germain agli ordini di Blanc. Certo che io gli costerei molto più di Lavezzi, però chiaramente loro hanno soldi, quindi Piero, no? Certo. Qualsiasi cifra. Piero, se fai bravo ti porto con me. No. Qualsiasi, anche 100 euro gli costeresti di più sicuramente di Lavezzi. Anche 100 euro. Allora, la griglia di Nova Stadio, ad oggi 27 agosto... Come le mettiamo una dopo l'altra le squadre della nostra Serie A con maggiori ambizioni? La Juventus per noi resta la favorita per lo scudetto davanti alla Roma. L'Inter la collochiamo al terzo posto e rispetto a un mese fa ha scalato un paio di posizioni. Sicuramente l'abbiamo messa davanti oggi al Napoli, che crediamo abbia fatto comunque un mercato deludente. Poi vediamo anche il voto. Poi Lazio, che ha fatto secondo noi un buon mercato. Fiorentina, Milan e Torino. Queste sono le nostre 8 squadre in griglia. Da casa vi invito via Twitter a fare la vostra di griglia, così la leggiamo in diretta. Adesso ne discutiamo anche qui in studio. Ci fate, ognuno di voi ci fa la sua di griglia, come se fosse un gran premio di Formula 1. Mancano ancora alcuni giorni. Chi parte? Ma, secondo me sì, più o meno ci siamo. Dai, voglio dire, nonostante la Juve comunque per il campionato italiano abbia preso uno dei peggiori allenatori in circolazione, Allegri, quindi questo peserà molto, tant'è vero che in questo momento Pirlo... Quanti sono gli allenatori che hanno vinto lo scudetto in Italia? Sì, che vuol dire? No, ti chiedo, domanda così. Cosa vuol dire che ha vinto lo scudetto? Perché uno che vince uno scudetto secondo te è un gran allenatore, quindi sta dicendo che Allegri... No, uno lo scudetto lo vince perché glielo assegnano... Fino all'altro giorno eri sotto l'ombrellone e quando Allegri allenava il Milan criticava Allegri che era un allenatore scarso, io ti davo ragione. Adesso che alla Juve non può essere diventato un fenomeno, cioè ora con tutto rispetto. Io lo voglio vedere all'opera. Sì, comunque è un allenatore scarso Allegri. Ancora non ho visto niente. Conte è un allenatore scarso in Europa e Allegri è un allenatore scarso in generale, quindi la Juventus si è indebolita soprattutto in Europa più però o meno... Però resta favorita. Sì, ma non perché la Juve non è una squadra forte, come non lo era l'anno scorso. Però infatti, è favorita. Infatti, è favorita perché è la meno scarsa delle altre. Sì, è una delle squadre meno peggio che c'è in Italia, fuori dall'Italia. Quindi, la Juve è una squadretta... Avalli la nostra griglia in toto? Sì, direi l'unica cosa, la Fiorentina secondo me... Un passo in alto, un pochino più in su la Fiorentina. Con Gomez e Rossi la Fiorentina... Questi due qui, rimane Quadrado, la Fiorentina quest'anno... È più Rossi, forte della Lazio. Rossi purtroppo per la Fiorentina e per lui, noi temiamo che abbia ancora dei grossi problemi a questo ginocchio. Allora, se poi Rossi non può giocare, non conto. Io dico che se ci sono Rossi... Oggi non gioca. Allora, se ci sono i vari Rossi, Gomez e Quadrado, questo penso che forse sulla carta è il miglior attacco della Serie A, complessivamente. Il più forte di tutti. Se sono tutte e tre in forma, Rossi, Gomez e Quadrado, è l'attacco più forte della Serie A. Hai detto però tu che avvali la griglia. Di rincalzo che sono... Babacar è un gran bel giocatore, bravissimo. Io vedo Roma prima, Juventus seconda e al terzo posto Inter e Fiorentina. Una delle due. Io non mi ci ritrovo quasi per niente con la griglia lì. Niente? Ma dai, no. Stravolgila allora. Quindi dai, metti la Juve al quarto posto? No, io... se non succedono dei ribaltoni ritengo che Juventus e Roma a questo punto siano... appaiate, poi mettetele come volete. Al terzo posto ci metto una tra Napoli e Fiorentina e quindi l'altra poi è quarta. Il Milan lo metto davanti all'Inter. Ma dai, il Milan davanti all'Inter. Il Milan lo metto motivo? Davanti all'Inter. Perché ha venduto Balotelli. Ma no,
No, perché mi sembra che ci sia un ambiente che se non si sfalda nel giro di poco può cementarsi attorno a Inzaghi, che non so a livello di idee, ma sicuramente come è intervenuto nello spogliatoio del Milan mi sta piacendo, e il Torino lo vedo invece veramente messo molto male. Ah, sì? Sì. Male il Toro. Sì, sì. Adesso nonostante so, il mercato... al posto del Torino con mettere chi, ma... Sì, non ma so, il Toro, un Sassuolo ci con tutto. La Roma la vedi favorita? Io devo dire che noi alla Roma come mercato complessivo abbiamo dato un voto comunque buono. Non possiamo vedere il mercato della Roma aggiornato naturalmente l'operazione Benafia in uscita e Manolas in entrata, l'abbiamo aggiornato con un voto più basso rispetto a quello che avevamo dato in precedenza. Comunque alla Roma un 7 gliel'abbiamo dato, ha preso i Turbe, ha preso quello che in Italia è considerato un buon difensore per il nostro livello, cioè Astori, Cole per l'esperienza e poi anche ragazzi, Keita. I Turbe da una parte, Gervinho dall'altra, insomma è un fior d'attacco. Ha preso tante belle alternative ai giocatori, secondo me è il mercato della Roma è molto meglio rispetto a... Però gioca la Champions, Piero. È migliore? Però anche dell'Inter? Certo. Gioca la Coppa. No, ma qui non stiamo parlando di risultati. Come mercato ha preso tante alternative. Il Turbe farà il titolare sicuramente. Ucan è un giocatore... Potrebbe rientrare Strootman appena possibile. Bisogna capire destro. Allora, destro secondo me potrebbe essere l'ago della bilancia. Credo io... Personalmente non credo che cederanno destro. Ah, beh, allora non sono sicuro al 100%, anzi, credo che lo terranno lì. Avendo ceduto Benatia, hanno già fatto una bella plusvalenza con Benatia, quindi non hanno bisogno di cedere un altro giocatore. Sì, però voglio dire, giocare Champions... Totti, tanto per intenderci. Delle sinergie di squadra che vanno al di là del valore tecnico del giocatore. Devi trovare la formula per vendere un giocatore, fare plusvalenza, avere... soldi a disposizione per gli acquisti fatti e per rientrare di spese sostenute. Però la Roma, no, scusa un attimo, è complessa la Totti, che è un grande giocatore per il calcio italiano, è chiaro che se gioca la partita di Coppa alla domenica non può giocare, esatto. Quindi lì dovrà essere bravo, che tra l'altro Francesco mi hanno detto, non so se è vero, che comunque da Roma ci segue molto, quindi un grande saluto a Francesco che ci segue in streaming. Sì. No, non è una balla, è la verità, allora, mi hanno riferito, poi non so. Detto questo, è chiaro che destro io me lo terrei, perché destro è uno che comunque se comincia a fare gol non si ferma più, potrebbe diventare il giocatore in più della Roma destro, attenzione. Quindi io fossi Walter Sabatini lo terrei, non lo venderei destro. Ok, va bene, allora vista anche la griglia, tra poco vediamo anche le vostre di griglie per quanto riguarda lo scudetto 2014-2015, facciamo un'interruzione pubblicitaria, sempre 0-0 tra Athletic Bilbao e Napoli, risultato che al momento qualifica la squadra basca, pubblicità e poi passiamo al mercato del Milan, il nostro video l'avete già visto all'inizio trasmissione, Milan che cerca un attaccante in super saldo, quindi davvero senza sborsare quasi una lira, il nome più caldo è Torres, ma in discesa Torres. Questa prospettiva, Torres difficile, difficile che possa arrivare al Milan. Pubblicità, 2 minuti, grazie. Diavolina ha un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore, il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolino sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Non è un segreto, lo humor non è certo una delle qualità migliori dei tedeschi. Prendono tutto seriamente ed è esattamente così che costruiscono le loro auto. Preferisco guidare una tedesca. Scopri Corsa 2014, Jeep Altech, un pieno con 24 euro, Ecoflex, fino a 33 km con un litro, Ecotec, e risparmi da subito. E per tutta l'estate dai concessionari Opel della Lombardia, Corsa completa di tutto a 8.900 euro con il 30% di sconto. Il tuo bagno dei sogni è da Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. M Serramenti, apri una finestra al risparmio. M Serramenti realizza porte e finestre in alluminio, legno e PVC.
M Serramenti, eccezionalmente in questo periodo, ti dà la possibilità di risparmiare da 5.000 a 10.000 euro sui serramenti in alluminio, legno e PVC rispetto al miglior preventivo di qualsiasi rivenditore. Chiama ora senza impegno e chiedi informazioni all'800 13 43 43. Potrai avere così la possibilità di visitare i nostri showroom e approfittare di questa eccezionale offerta. Tre finestre standard più una porta finestra, prezzo di listino 6.500 euro, sconto fabbrica 40%, meno il 65% di detrazione per il risparmio energetico a soli 1.365 euro. Chiama ora 800 13 43 43. M Serramenti, apri una finestra al risparmio. Radio Marconi, la scelta matura al punto giusto. In FM, in internet, sul digitale terrestre. Tutti i giorni c'è più gusto con Marconi e Sapori. Allora, di nuovo in diretta, Cercasi Super Saldo in casa Milan. Stiamo lavorando per un grande attaccante, parole di Gagliani di non più di 48 ore fa. Grande attaccante viene considerato da Gagliani Fernando Torres. La certezza è che il Milan non può o non vuole sborsare una lira o quasi, certo, per il cartellino del giocatore. Bravo. Cerca solamente situazioni di prestito molto molto vantaggiose. Andare appena possibile in redazione da Michele Lanati per avere un quadro della situazione. Torres resta ad oggi il primo obiettivo, ma come vi abbiamo anticipato già ieri a Nova Stadio Sprint, Torres al momento ha risposto al Milan: il mio ingaggio lo conoscete e quindi sono disposto a venire, ma dovete darmi il mio ingaggio, che attualmente è 7 milioni, gli ha già pagato qualcosa il Chelsea, restano per quest'anno 5 milioni e mezzo, sì, e almeno per un'altra stagione un ingaggio di circa 6 milioni e mezzo, 7 milioni. Lanati, novità di giornata, la prima alternativa, chi può arrivare in casa Milan? Ma allora, per quanto riguarda Torres, è chiaro che il Chelsea ha praticamente già dato l'ok alla partenza del giocatore in prestito, perché non rientra più nei piani della società. Il problema appunto è l'ingaggio: il giocatore guadagna 7 milioni di euro netti a stagione, che quindi all'ordo praticamente sono il doppio. Il Milan spera, per poterlo prendere, che il Chelsea contribuisca a pagare parte di questo ingaggio, ma non c'è accordo tra le società. Chiaramente il Chelsea è disponibile a lasciarlo partire, ma al momento non ha intenzione di pagargli anche una parte dell'ingaggio, e quindi, come dicevate giustamente voi, l'affare è molto ma molto difficile. Io personalmente penso che alla fine il Milan ritenterà l'assalto a Cerci, perché comunque è un giocatore che, per una serie di motivi rispetto a tutti gli altri nomi che si sono fatti, è vero che il Torino non è disponibile a lasciarlo partire in prestito, serve un esborso economico per poterlo prendere, però col Torino si può dialogare anche inserendo magari delle contropartite tecniche. Una potrebbe essere ad esempio Cristante, che è un giocatore che piace al Torino. Però, Lanati, e Ventura, aiutami a capire, cioè il Milan per l'attaccante non vuole tirar fuori una lira quasi per il cartellino, però per Cerci qualcosa invece tirerebbe fuori? Sì, la questione è che il Milan ha una disponibilità, chiamiamola così, economica estremamente limitata, cioè non può spendere più di 10-12 milioni di euro. È chiaro che con quella cifra non riesci a prendere una prima punta di un certo valore. Chiaramente, se oltretutto c'è un'altra questione da tenere in considerazione: Cerci ha un ingaggio nettamente inferiore a quello di tutti gli altri giocatori che sono stati accostati al Milan in questi giorni. È chiaro che qualora dovesse andare al Milan prenderebbe qualcosina in più sicuramente rispetto al suo ingaggio al Torino, però parliamo di una cifra comunque che il Milan può sostenere a livello di ingaggio senza particolari problemi. Rispetto alle altre operazioni, c'è anche il fatto che anzitutto il Torino sa che comunque tenere in casa Cerci dopo la buona stagione che ha fatto potrebbe anche essere controproducente qualora non dovesse riuscire a ripetersi, e poi comunque appunto col Torino c'è la possibilità di dialogare per eventuali contropartite tecniche, cosa che ad esempio col Chelsea non si può fare. Una curiosità, pare, questa è un'indiscrezione, ecco, che Mourinho abbia mandato un SMS a Gagliani, e il testo di questo SMS
pare che sia, forse sono l'unico interista che vuole bene al Milan. Questo sarebbe il testo. Non si capisce se è una presa in giro oppure se, come dire, io ho già dato l'ok alla partenza di Torres, per cui il mio l'ho fatto. Direi che l'interpretazione può essere questa, cioè a me di Torres me ne può fregare di meno, esatto. Come dicono nella capitale, adesso siete voi, no, che dovete fare allora, qualcosa e accordarvi col giocatore. Allora, grazie alla Nati, tra poco. Se le cose vanno come devono andare, quindi tutti rispettano tutto quello che c'è da rispettare, Torres non può arrivare al Milan perché guadagna troppo per il Milan non se lo può permettere. Ma il discorso è lo stesso però, che con Lavezzi. Ma no, ci immaginiamo Torres, che oramai è agli ultimi colpi veri della carriera, che si va a imbucare una squadra che non gioca la Champions League. Ma no, non è ammissibile. Ma non solo, ma il Milan è andato in sbattimento. È in sbattimento. Lavezzi al Paris Saint Germain, tutto sommato, è un giocatore che ha il suo spazio. Cioè, Torres, ho capito, ma se se ne deve andare Torres. Scusa, io vi ho già spiegato. Secondo me ha delle possibilità anche Simone, diverse. Cioè, può ho già trovare spiegato, delle squadre da Champions. Ho già spiegato qui a Telenova cosa succederà a Torres nei prossimi anni. Allora, innanzitutto, ricordiamoci che tra Chelsea e Milan ci sono già dei precedenti, perché io ricordo quando Crespo andò al Milan, no? Si erano inventati la balla che il Chelsea aveva. Praticamente aveva pagato tutto l'ingaggio. Era in prestito. Sì. Aveva pagato l'ingaggio per mandarlo a Milan, una balla colossale. Tant'è vero che il Chelsea, dopo li ha anche ripresi, ha detto: no, scusate, che l'ingaggio lo siete pagato voi. Quindi sono anche capaci, sarebbero anche capaci di dire che se Torres arrivasse al Milan, l'ingaggio glielo pagherebbero quelli del Chelsea, se le inventerebbero. Detto questo, cioè, Torres, quanto mi risulta, voi sapete che io ho tanti amici in Spagna, al Real Madrid, al Barcellona e anche all'Atletico di Madrid. Quello che mi è stato riferito è che Torres vuole tornare all'Atletico di Madrid fra 2 anni a scadenza di contratto. Punto. Se poi da qui a 2 anni dovesse succedere che c'è una squadra importante a livello europeo, e il Milan purtroppo ha solo il nome adesso, non è importante a livello europeo, allora la prenderebbe in considerazione. Ma non è il Milan in questo momento. Beh, lui può anche voler tornare a Madrid, ma se non vede il campo per 2 anni, non è che sono cretino. Lo prendo. Se lo riprendo solo perché è cresciuto lì. No. Torres, allora ti posso assicurare che Torres tra 2 anni... L'Atletico se lo riprende. Se lo deve riprendere, se è un giocatore finito. Ma chi lo che dice? Non gioca da 3 anni, ma che non fa più gol. Ma chi lo dice che è finito? Chi lo dice? Non lo so. Dimmi ma probabilmente al Chelsea. Finito. Allora, al Chelsea è cominciata male l'avventura e finirà male. Però succede che in una società uno si trova male, poi va in un'altra e diventa. O ritorna ad essere un giocatore. Bene, torniamo su Torres tra 1 minuto e mezzo. Pubblicità e poi ancora il mercato del Milan. Le alternative, ne dobbiamo parlare ancora con la Nati a Torres, tra poco. Ben ritrovati a tutti dalla Logar. Sono Alessandro, da 10 anni proponiamo caldaie, stufe a pellet per abitazioni e aree commerciali. Oggi la Logar può offrire più di 50 prodotti di riscaldamento a pellet, tra cui stufe tradizionali, termostufe, caldaie, inserti da camino, ventilati e idro. E anche una grande novità, il bruciatore a pellet, che si può applicare alle vostre caldaie o a gas o a gasolio, in grado di ottenere rendimenti elevati. Chiamateci, con una minima spesa otterrete grandi risparmi. Abbiamo inoltre stufe canalizzate a partire dai 12 fino ad arrivare ai 30 kW di potenza per i vostri spazi più ampi o ristoranti. Stufe salvaspazio da inserire nei vostri corridoi e stufe in ceramica fiorentina o in pietra di Credaro. Pagamenti su misura, detrazioni del 50%. Fidatevi di noi, fidatevi del Made in Italy. Telefonate, è un nostro tecnico specializzato, verrà a casa vostra per un sopralluogo gratuito e un preventivo senza alcun impegno. Scegliere una stufa a pelle della Logar vuol dire garanzia di qualità e convenienza. Diffidate dalle imitazioni, chiamate ora i numeri che vedete in sovraimpressione e approfittate anche per quest'anno degli ecoincentivi per il risparmio energetico, con importi totalmente finanziabili e rate a partire da soli 19 euro al mese. Chiamate subito!
La Logar è strutturata per risolvere i vostri problemi che sono legati all'eccessiva spesa di riscaldamento in modo semplice ed economico. Ci troviamo a Castelli Caleppio in Via della Repubblica al numero 2D, a pochi metri dall'uscita del casello di Ponte Oglio, sull'autostrada A4 Milano-Venezia. Offriamo un importante servizio di assistenza, manutenzione e installazione diretta di stufe e caldaie a pelle di tutte le marche. Telefonate subito per avere un sopralluogo gratuito e vi illustreremo i nostri prodotti con la professionalità che da anni ci contraddistingue. Un grazie per le numerose chiamate. Vi aspetto numerosi. Un saluto caloroso da Alessandro, un arrivederci e alla prossima offerta. Dirette i tweet, tanti ne avete scritti, li leggiamo velocemente. Torres è un grandissimo giocatore in grado di fare la differenza in tutte le partite tra scapoli e ammogliati, dice Francesco 45, tifoso del Milan. Poi Torres, Falcao, Lavezzi e poi ti vedo arrivare Borriello, Denis e Biabiani, non vedo l'ora che chiuda sto scempio di mercato, scrive Luca. Poi Pippo, da allenatore quanti rigori potrà procurarsi, dice Pino. Ancora, posso solo sperare che da noi arrivi Messi in prestito, ingaggio pagato da Barcellona per il 90%, rabbrividisco. Poi ancora, ne riparliamo a fine anno, Pierluigi per il Milan, secondo me sarà un anno di stenti, fa un po' il gioco di parole. Un po' stenti facile, gioco di parole, eh? Con il cognome di Simone, gravissima perdita per la Serie A e per la Roma che cedendo Benatia perde uno dei migliori centrali in Europa, bravo Guardiola, dice. Da interista quanto mi rode dare ragione a un gobbo. Toir, ladro di sogni, vattene, scrive Clo Molino. Ah però, la griglia di Luca, Juve, Napoli, Inter, Fiorentina, Roma, Milan, Lazio, Torino, quindi vede bene il Napoli. Dopo che Gambara ha vestito la maglia del Milan tutto può succedere, ha scritto un telespettatore. Va bene, così ci liberiamo di Gambara, dice qualcuno se va al Paris Saint Germain. Il tempo è galantuomo, Prandelli ci aveva visto giustissimo su Giuseppe Rossi che purtroppo ormai è un ex giocatore, viva il codice etico, sì. Scrive Sergio Cardarese. Bravo Prandelli, bravo, sei andato a perdere anche la Supercoppa di Turca. Toir vendila, dice Clo Molino, poi accostarlo al Milan andava bene, no, dice Eva Linda, il soggetto è Lavezzi, dice all'Inter no, ma al Milan andava bene. Bobo Gori è un uomo saggio, scrive Gianfranco Sironi. Bravo. poi possiamo smentire, dice Giuseppe Gastaldo, che gli juventini siano contro Benitez, anzi ritiene che l'Inter abbia fatto una figuraccia con lui. Non ho capito. Poi mischiamo le parole e capiamo il senso. Cioè? Deve essere un rebus probabilmente, qualcosa del genere. No, io non ho capito molto bene. No, io ho capito. Cioè che avendo fatto male con l'Inter, chi ha fatto grati male? A, chi è che ha fatto male con l'Inter? Ma chi è che ha fatto male con l'Inter? Questo ma non dare dicendo. Il destro a Gamba. Benitez all'Inter ha vinto la Coppa del Mondo e stava e avrebbe lottato per il campionato fino alla fine, secondo me l'avrebbe anche vinto. Il problema è che Moratti è stato contro Benitez dal primo giorno fino all'ultimo. Questo è bellissimo, lo devo leggere, poi parliamo ancora di Torres. Matteo Cavallo, volevo sapere, è bellissimo, il migliore degli ultimi 3 mesi, se c'è la possibilità di acquistare abbonamento Milan a parametro zero con diritto di riscatto aggiunto. Splendido, bravissimo Matteo. Bravo Matteo. Però, tra l'altro il Milan, abbiamo scoperto oggi, abbiamo fatto una piccola analisi, ha aumentato il costo di tutti gli abbonamenti, da quello di base fino a quello più costoso, di poco. Ma un qualcosina, ma non sta andando benissimo, se la butta, diciamo. Non sta andando benissimo. Però il Milan, che 16.000 abbonamenti a fronte dei 23.000 dell'anno scorso. Sai che la provocazione che ha lanciato Matteo, secondo me, dovrebbe essere presa in considerazione. Cioè dovrebbero trovare un sistema per poter fare una cosa del genere anche per il tifoso, visto che il Milan in questi anni comunque parla solo di giocatori in prestiti con diritto di riscatto, potrebbe essere anche, diciamo, valido per i tifosi per l'abbonamento. Frosio, Torres, intanto un giocatore sul quale poter scommettere ancora, un giocatore ormai in declino che non si è mai ripreso da quell'infortunio, un giocatore... Di chi che... parli, scusa? Torres. Io non lo prenderei, francamente. Mi sembra un giocatore... mi piace una battuta che ha fatto un mio amico, grande tifoso del Milan, che ha detto negli ultimi 3 anni ha fatto più gol abbiati
di Torres. In allenamento magari. Che è tutto dire da un tifoso del Milan. No, mi sembra veramente un giocatore in fase declinante negli ultimi anni. Cioè, se se ne priva il Chelsea, che ha una squadra costruita per vincere, se se ne priva in modo così, direi anche senza fare tanta resistenza, anzi, Mourinho che manda un telegramma a Galliani dicendo che forse non ultimo, mi sembra che no, grande affidamento su questo giocatore. E poi, per quello che penso io, non mi sembra il giocatore adatto al gioco che in questo momento sta cercando. Ma tu resteresti così? Cioè il Milan venduto Balotelli, poi magari mi dici anche io, se ha fatto dico, bene. Ma penso io farei giocare Pazzini, punto e basta, senza andare a cercare tante... Vabbè, Pazzini. Ma se si fa male Pazzini, un altro lo deve avere, no? Un altro devi avere. Prendi Torres per Balotelli. Non Torres, uno. Ma una punta la devi prendere. Io compro Pavoletti da Sassuolo e lo tengo in panchina. Ha ragione, ma scusate un attimo. Dice, allora cercare... prendo Borini, allora quel ma punto. Che Borini? Lascia stare Borini. Ma scusa un attimo, Michele. Allora, è un centravanti. Si può adattare. Mi sembra che si passi da un nome all'altro così senza vedere quello che fa. Probabilmente per farà giocare Menez finto centravanti, ma non è quello. Il Milan sta da due anni combattendo con gli ingaggi di Menez e di altri giocatori e se ne vuol disfare e finalmente c'è riuscito in vari anni, almeno per alcuni, per altri come Menez no. Maxes, scusa, non me. E ora si pretende o si pensa che possa venire Torres con roba da 6 milioni all'anno. Però sono due discorsi distinti. Quello della possibilità che venga perché c'è l'opportunità o meno di poterlo pagare è un tipo di discorso. L'altro è quello tecnico. Cioè, mettiamo che il Milan riesca anche a pagarlo questo Torres, serve o non serve ad oggi uno come Torres al Milan o è solamente un nome che Galliani diciamo sta provando a dare in pasto ai tifosi? Se deve essere la controfigura di Pazzini e tenerlo in panchina, no. Se deve essere il titolare, Torres secondo me fra tutto quel poco che c'è in giro in Italia è chiaro che è un giocatore che potrebbe giocare nel Milan. Torres è stato un grande, forse sì, ora è in declino. Non è d'accordo con Frosio, mi pare di capire, su Toro, sul giudizio attuale. Vabbè, intanto è un giocatore che sa come si vince, che è una qualità che in Italia la masticano in pochi e anche nell'ultima stagione la partita decisiva, quella con Liverpool, insomma, l'ha decisa lui. È uno che i campi d'Europa li conosce e quindi può trasmettere qualcosa ai giovani del Milan, perché il Milan adesso deve cominciare a ragionare in maniera umile, cioè non può pensare di volare altissimo, e credo che Inzaghi questo lo sappia bene, e deve fare progetti nel medio termine. Qualcuno in campo che sappia trasmettere dei valori lo deve avere. Adesso non so se sarà Torres, anzi sicuramente non lo sarà, perché ripeto, un giocatore come Torres ha ancora mercato sui campi di Champions, mentre il Milan evidentemente no. La però tu dici questo, Simone, però perché al 27 di agosto è ancora lì al Chelsea come strapanchinaro senza trovarla una squadra? Cioè, perché guadagna una barca di soldi. Scusate, Torres per me sicuramente sarebbe l'attaccante migliore del Milan se arrivasse, perché comunque non è più quello di prima, ma è sempre più bravo di questi qua. Quindi certo. Lo prenderesti? Il problema è che guadagna troppo. Cioè, se Torres guadagnasse 2 milioni all'anno... Ancora, Enzo, ti ho detto, sono due discorsi distinti. Parlo io. Sto dicendo che non puoi spendere oggi 7 milioni, perché sono anche di più secondo me, netti all'anno per uno che non fa la differenza, che essere bravi una cosa fa la differenza un'altra. Cioè 7 milioni all'anno li devi spendere per lui che ti faccia la differenza. Torres in questo momento non so se è in grado di fare la differenza, nonostante lui sia più bravo di quelli che ha il Milan. Se invece lui guadagnasse 2 milioni all'anno, allora varrebbe la pena puntare su di lui. Questo che dico. No, ho capito. Ho capito quello che dici. Bravissimo. C'è questo tweet che ha mandato almeno 3-4 volte il telespettatore Divino Jonathan, è simpatico. Diciamo la foto, il fotomontaggio di pensavo di Jonathan, fosse il divino Telma. Il Jonathan dell'Inter e dice: mi dispiace dirlo, ma il Napoli non vincerà. Mugnain è troppo. Cosa significa? Scusatemi. Buggato. Buggato.
Scusate l'ignoranza, adesso scopro che è una parolaccia. No, no, in termine informatico è un buco del sistema. Sì. Non so in questo caso che cosa voglia dire. Beh, c'ha ragione. Allora perché... spiegati, divino Jonathan. Sì. Divino Jonathan. Che è uno che fa acqua da tutte le parti, effettivamente abbiamo visto di quelle robe. Sta dicendo che il Napoli non vince perché questo Mugnain è troppo bagato, quindi vuol dire che ha qualcosa di buono, di positivo, non è una cosa negativa su Mugnain questo termine, no? Beh, il Napoli non vince perché... Giusto. Spiegaci, non abbiamo capito. Forse, grazie a Stenzio su inglese abbiamo cercato di capire cosa vuol dire buggato, io non l'ho personalmente comunque capito. Galliani, cosa vuol dire dopato? Una volta Galliani annunciava gli acquisti a giochi fatti, no? Dopo la firma, domani dopo un giorno. Oggi purtroppo Galliani gli è rimasto solo di sciacquarsi la bocca di certi nomi, di fare il nome di Torres, di Tevez, di tutti, tutte balle che circolano per far parlare un po' del Milan nel mondo, cioè parliamoci chiaro, dai, ma purtroppo. Far parlare e poi non concludere non è producente. Sì. No, allora te l'ho già spiegato. Cioè, Galliani dice stiamo lavorando per un grande ti ho già mercato. Spiegato. Se poi arriva Borini, no? Non è che in questi quattro giorni fai 10.000 abbonamenti perché Galliani ha detto lavoriamo per nel un grande mondo. Attaccante. Li fai perché lo prendi il grande attaccante. Nel mondo, quelli che non seguono al 100%, non leggono Torres, Milan o Falcao Juventus, poi non seguono più, dicono ah però chissà di calcio, sa che queste sono balle colossali, però a certe società comodo parlare di certi giocatori. Sì. A San Pietroburgo forse, però se parli ai tifosi del Milan e gli prometti Torres per due mesi e poi ti arriva Borini. No, i tifosi, no scusa, guarda, i tifosi del Milan come quelli della Juventus e dell'Inter purtroppo, in questi anni oramai sono stati abituati, sanno che tutti i nomi che escono, il 99,9% sono delle balle colossali. Sto parlando di giocatori di spessore internazionale. Per quale motivo un giocatore di spessore internazionale dovrebbe venire in Italia, a patto che la società che lo ha in gestione gli dia una paccata di soldi e gli dica guarda qui non ti vogliamo più. Scusami, Higuain è arrivato l'anno scorso. No, ma Higuain è diverso. No, Michele, no, scusami. Higuain... Cosa c'è di diverso? Te lo spiego se mi fai parlare. Higuain non è stato dato in prestito al Napoli e il Real Madrid gli ha pagato l'ingaggio. Higuain è stato pagato dal Napoli 42 milioni di euro. Tu stai mischiando la Scusami. Tu hai detto adesso che nessun grande giocatore viene al momento in Italia. Certo, verrebbe in Italia le condizioni che vogliono questi signori. No, che c'entra? Il giocatore che gliene frega se viene, basta che guadagni il suo ingaggio. Cosa c'entra? È la società. No, i giocatori che sono stati citati praticamente, in teoria, sono scarti di altre società. Giusto? Esatto. Higuain non è stato venduto perché è uno scarto, è stato venduto perché il Real Madrid, oltre a comprare, deve anche vendere e incassare molti soldi. L'anno scorso il pezzo pregiato del mercato del Real in uscita è stato Higuain, perché Benzema, che si sarebbero privati felicemente, non ne avrebbe portato 42 milioni di euro. Poi il Napoli giocava la Champions. Sto cercando di farmi capire. Sono i giocatori che non vengono in Italia. Cosa c'entra la società? Un giocatore se non vuole venire in Italia non ci viene. No, aspetta, quella... Se prende di più di quello che prendeva ci viene, come? Il Napoli... d'accordo con te. No, il Napoli l'anno scorso giocava la Champions con Benitez allenatore. Benitez, con tutto rispetto, non è Conte, non è Allegri, non è Mazzarri, lo capite o no? Allora anche perché il Napoli faceva la Champions. Ma dai, non facciamo paragoni. Fai tu le distinzioni. Sei tu che hai fatto di un erba un fascio dicendo che in Italia non vengono. Allora invece devi dire, come hai detto adesso, che se c'è una squadra che fa la Champions, che se ti danno i soldi che devono dare, in Italia ci viene. Benissimo. Quante squadre oggi in Italia oggi sono in grado di pagare 42 milioni un attaccante? Dimmelo, quanti ce n'è? Ma oggi nessuno. E allora, vedi che non ci vengono. Ma poi, l'attaccante che gioca in una squadra che non fa la Champions, magari viene in Italia per fare la Champions. Ma se tu fai già la Champions, giochi in una squadra titolata e guadagni tanto, in Italia non ci vieni. Ma comunque, Dzeko, ma va. La Champions, il campionato. Sì, ma Higuain l'anno scorso è venuto perché nel Real Madrid non giocava fisso. Non era titolare fisso. Era in alternanza. E quindi pur di giocare ha trovato una squadra che facesse la Champions, che lo pagasse. Sono state le condizioni generali. Sono le condizioni giuste. Real Madrid, poi
se oltretutto cerchi di portare i giocatori senza pagarli alla società che te li vende, se non con o il prestito o il riscatto in 4-5 certo. anni, eccetera, è evidente che non sta in piedi. Allora, c'è una margherita, ma diciamo perché, così. Scusami, ma perché il Milan non va a cercare Cavani? Domanda retorica, perché retorica. Non che costa tanto. Ma scusa, ma abbiamo letto di quelle cose. Magari Cavani, pur di venire da Gagliani e al Milan, sì, di mezza l'ingaggio, viene gratis, sì, sì, e sì, forse sì. Porta anche qualche sponsor. Sì, certo. Però il Milan non ha mai detto che sta cercando né Cavani. No, 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 ma certo che non l'ha detto. È stato scritto. Sta cercando Torres, che non gioca il Chelsea, è... che viene in prestito. Allora, scusate, che ore sono? Sono 20, beh, quel l'orologio, sì, sì, bello anche. Allora, beh, il Milan ha costruito una squadra veramente allucinante, una squadra da vomito, scusatemi, fatemi passare questa parola. Bel termine. Ha costruito una squadra da vomito, ancora una volta. Il Milan ha bisogno, come il pane, di due difensori normali, perché veramente la difesa del Milan di oggi è, insieme a quella dell'anno scorso, che più o meno è rimasta più o meno uguale, è la peggior difesa della storia del calcio del Milan. Il Milan in Serie B nella stagione 80-81 e 82-83. Questa è una squadra da volo. Allora, comunque stagione del Milan, non Serie sono B. D'accordo, questa formazione è meglio di quella dell'anno scorso. No, io ho parlato della difesa. Difesa da vomito. Difesa da vomito. Compresa. La difesa da vomito. Ma non puoi dire. Allora, la difesa vero. Del Milan 80-81 che giocava in Serie B e 82-83. Che giocava in Serie B, se andate a vedere, è 100 volte più forte di questa, per non parlare complessivamente della squadra. Ma giocava in Serie B una volta, lo sappiamo. Due anni. Una volta lo sappiamo perché era in Serie B, no? Non per meriti. Ma non interessa, due anni ha giocato in Serie B e quella squadra del Milan, le due squadre della Serie B erano 100 volte più forti di questo Milan. Torniamo un istante sul Milan che Gamero ha definito in quel modo lì, magari troviamo un sinonimo, perché ripeterlo 50 volte. No, vabbè, no, ma dobbiamo dare un senso al mercato. Diciamo da volta a stomaco, dai. Dobbiamo dare un senso al mercato del Milan, quindi dire si ha fatto un mercato non tanto bello, no, invece dire ha fatto un mercato da vomito, okay. Da senso. Esaurito il bonus. Scusate la parola, ma purtroppo è questa. Esaurito il bonus, sarà che non ho mangiato gol. Poco. Ci gol del Napoli. Ci fermiamo la pubblicità, grazie. La gol del Napoli, Amsic. Grazie. Volin Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolina Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Fantastici saldi con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Torzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Finalmente siamo nella nuova sede della Mondoflex, 5.000 metri dedicati al riposo, al benessere, la più grande esposizione in Italia, 39 modelli di materassi, uno diverso dall'altro, perché non siamo fatti tutti uguali, 18 modelli di rete per ogni esigenza. E per festeggiare l'apertura di questa nuova sede cosa potevamo fare? Quello che sappiamo fare bene, siamo materassai. Un'offerta straordinaria, un materasso in memory ad alta densità sfoderabile a soli 180 euro, una rete con alzata motore a soli 380 euro, con pagamenti rateali, senza interessi. Venite nei nostri punti vendita a provarli, ne vale veramente la pena. Siamo aperti anche tutto il mese di agosto. Mi raccomando, io vi aspetto. Hai già scoperto il mensile Benessere? Ha un approccio tutto nuovo ai temi della salute. Con Benessere ti prendi cura del tuo corpo, mantieni un equilibrio interiore e vivi in armonia con te e con gli altri. Solo così puoi stare davvero bene sotto tutti i punti di vista. Non perdere il nuovo Benessere, in edicola soli 2,90€.
Per la vostra pubblicità su questa emittente, Bobbiese Pubblicità e Comunicazione. Telefono 02 34 50 800. www.bobbiese.it. Le tue idee trovano spazio. Allora, il Napoli al momento è qualificato per la fase a gironi, 1-0 il gol di Marek Hamšík in apertura di ripresa. Stiamo a vedere quello che accadrà nei prossimi minuti. Tra un istante abbiamo citato la difesa del Milan, la citata Gamero in maniera particolare. Vorrei andare dalla Nati perché c'è una curiosità che riguarda Rami, un giocatore che non è tra quelli incedibili, diciamo così, no, per quanto riguarda il Milan in questo finale di mercato, perché c'era un interessamento del Monaco e oggi via Twitter Rami ha spiegato qualcosa in questo senso, no? La Nati? Sì, più che altro diciamo è una curiosità, anche perché è un'offerta, quella del Monaco, insomma un po' tutta da verificare. Comunque pare che il Monaco si sia interessato a Rami. Il giocatore però ha fatto un tweet sul suo profilo dicendo: grazie Monaco, ma con tutto rispetto voglio rimanere al Milan. Più che altro è una curiosità, anche perché appunto questo interesse del Monaco per Rami è un po' tutto da verificare. Però insomma il fatto che il giocatore, che tra l'altro insomma è stato in ballo un po' tutta l'estate per poter rimanere al Milan, alla fine è rimasto perché il Valencia ha concesso uno sconto rispetto ai 7 milioni di euro iniziali pattuiti per il suo riscatto, alla fine è rimasto al Milan e quindi non partirà in questi ultimi giorni. C'è una curiosità che riguarda il Milan. Milan che, tornando al Chelsea, aveva sostanzialmente raggiunto l'accordo per prendere in prestito il centrocampista Van Ginken, che è un ragazzo giovane del 92, reduce praticamente da una stagione fermo ai box perché ha avuto un infortunio grave, la rottura del crociato, e in sostanza il Milan avrebbe fatto un'operazione che, diciamo così, da un punto di vista filosofico dice molto di quello che è il calcio italiano oggi. Cioè il Milan avrebbe preso questo giocatore, questo ragazzo che è praticamente fermo da un anno in prestito secco, senza diritto di riscatto, e poi fra un anno sostanzialmente, qualora il giocatore insomma fosse tornato in forma, lo avrebbe ridato al Chelsea. Questo per dire come insomma fino a qualche anno fa operazioni di questo tipo erano impensabili, cioè che il Milan andasse a chiedere in prestito secco un giocatore che è fermo da un anno con l'idea insomma di farlo giocare, sapendo già che poi fra un anno, nel caso in cui le cose dovessero andare bene, sarebbe tornato al club di appartenenza. Questo Van Ginken, che prima comunque dell'infortunio veniva considerato un giocatore molto interessante. Ecco, qual è il problema? Che il giocatore comunque non vuole venire al Milan. Cioè il Milan il Chelsea ha dato l'ok per il prestito secco al Milan. Al Milan andava bene prenderlo con questa formula, ma il giocatore preferisce rimanere in Inghilterra. Per cui per il momento neanche questa operazione sembra destinata ad andare in porto. O al Chelsea o in un'altra squadra, ma restare in Premier League. Ma al momento, da quel che si apprende, il giocatore vorrebbe proprio rimanere al Chelsea, perché essendo reduce da un grave infortunio vorrebbe comunque rimanere lì e diciamo recuperare pian piano la forma e cercare quindi di ritagliarsi il suo spazio. Più o meno tutto col Chelsea. Vediamo anche il borsino che avevamo preparato, percentuale molto alta, 80 verso l'alto, diciamo che dobbiamo abbassarla, e la freccia è anche la percentuale, perché Van Ginkel dice: ma quasi quasi non ci vengo al Milan. Anche se questo borsino è giù, diciamo fino a poco fa aveva un senso, nel senso che le società avevano raggiunto l'accordo, e pensare che un giocatore del 92 non voglia andare in prestito al Milan, insomma sembra una cosa che, ripeto, fino a qualche anno fa poteva sembrare assurda, invece così preferisce rimanere là. Tra un istante per la margherita, i petali dell'attacco, sì. Ma uno se è nato nel 92 non significa che sia scemo, scusatevi, nel 92 avevi... Non è automatica la cosa. Quanti anni ha quindi? 22 anni, uno non dovrebbe essere un deficiente totale, quindi giustamente uno cosa dice? Sono nel Chelsea, se proprio devo recuperare me ne rimango in Inghilterra, magari vado a giocare piuttosto in una squadra di Serie B inglese, mi fa giocare tutto l'anno e recupero fisicamente e poi ritorno al Chelsea. Che vado a fare al Milan? Una squadra che non può vincere niente, una società che è totalmente allo sbando, una società che annuncia i nomi di tutti i giocatori d'Europa, poi non ne riesce a prendere mezzo, che ci vado a fare? Io non è mica scemo questo qui, scusatemi, con tutto il rispetto del Milan. Di Van Ginkel al Milan, no, io tornerei anche subito dalla Nati, perché mi interessa riprendere il discorso legato all'attacco. Dicevo, abbiamo fatto questa tabella, anche un po' spiritosa, ce lo concede il Milan e i Galliani,
nodo centravanti la Margherita di Gagliani, no, con ogni petalo che rappresenta un giocatore, piano piano questi petali vanno cadendo e tra un po' rimane solo lo stelo di questa Margherita. Sono anche cambiati i petali nelle ultime ore, perché ad uno magari è sostituito, vi è stato sostituito da un altro. I nomi che restano sono i seguenti. Vedete di fianco ad ogni nome il costo, in realtà è l'ingaggio, non il costo, perché qua, visto che stiamo parlando di super saldi, il Milan non vuole cacciare una lira, non può cacciare una lira, non vuole, dai, cacciare una lira per l'attaccante, allora quello che conta sono gli ingaggi. Dicevo con la Nati, adesso torniamo in redazione, Torres, Borini prima alternativa, poi vogliamo sapere qualcosa su Negredo, Soldado e quest'ultima proposta, perché si è offerto all'Inter anche l'attaccante del Fulham, Mitroglou, il greco Mitroglou, ex Olympiakos. Allora, appena possibile, la Nati ci dà le ultimissime, sta lavorando anche su queste altre situazioni. Su Mitroglou devo dire che non ha fatto molto bene in Inghilterra, ha fatto bene nel campionato greco, però il campionato italiano ovviamente è nettamente inferiore a quello inglese, più o meno è pari a quello al campionato greco, quindi se parliamo di un giocatore adatto o per caratteristiche per fare, diciamo, benino nel campionato, Mitroglou può andare bene. Stiamo parlando solo del campionato però, italiano. La Nati, poi se arriva un nome che non è Torres, no? Quindi Borini o anche gli altri, cioè che cosa ci va a spiegare il Milan? Che sta arrivando un attaccante per completare la rosa d'attacco, non sta arrivando l'attaccante che sostituisce Balotelli, giusto? Ma l'unico è Torres di questo novero che possiamo considerare, possiamo pensare che venga proposto come il vice Balotelli, l'alternativa, o no? Sì, poi come ci verrà presentato qualora questa operazione dovesse andare tanto in porto. C'è qualche problema sul tuo microfono, sì. Sentiamo delle ondate clamorose. Sì, sì. Va bene, proviamo ad andare avanti. Dicevo che non so come poi il Milan presenterà questo affare, se si concretizzerà uno di questi affari nei prossimi giorni. Basta ricordare, insomma, Balotelli come è stato trattato al momento del suo arrivo e durante la sua permanenza al Milan, e poi come è stato sostanzialmente scaricato con Inzaghi, che il giorno dopo la partenza di Balotelli dice è meglio per il gruppo che sia andato via, ecco, in sostanza. Per cui io penso che chiunque arriverà, il Milan comunque cercherà di sbandierare questo acquisto come un grande acquisto. È chiaro che però i nomi per vari motivi sono tutti difficili, anche perché il Milan non ha grandi disponibilità economiche. Anche Borini? C'è anche Borini che rispetto ad altri ha il vantaggio di avere un ingaggio non molto elevato, come abbiamo visto nella grafica prima, 2 milioni di euro, un ingaggio quindi alla portata del Milan. Il problema di Borini è che il Liverpool è disposto a cederlo, ma al momento non in prestito, è disposto a cederlo ma per una cifra considerevole. Tra l'altro Borini è reduce da una buona stagione al Sunderland, al Liverpool probabilmente non è destinato a trovare molto spazio, per cui non è da escludere che parta, ma anche qui ci sono delle difficoltà, perché il Milan spera sempre di prendere questi giocatori in prestito con diritto di riscatto, ma un conto è Torres, che ha un ingaggio molto elevato e che il Chelsea non sa cosa farsene. Borini, il Liverpool, okay, o lo vende o altrimenti se lo tiene. Perfetto, grazie Lanati. Allora, per fare un attimo il quadro, cioè qua, a parte la scommessa Torres, che magari Milan lo prende, arriva in Italia, fa 25 gol, torna a essere Torres, allora ha preso Torres il Milan. Tolta la potenziale scommessa Torres, mi pare che gli altri nomi non siano nomi che possono far pensare ad una svolta, no, per il Milan. Quindi quello che oggi il Milan ha in casa è quello che sarà il Milan di quest'anno, no? Stenti dice: per me il Milan si sta costruendo bene attorno, no, alla figura di Inzaghi. Allora proviamo a giudicare il Milan che è oggi, no? Il Milan che si propone oggi. Vediamola quella tabella, quella formazione. C'è il Milan con anche Montolivo in campo, perché crediamo che quando Montolivo sarà disponibile sarà il titolare al posto di Muntari, che invece dovrebbe giocare al debutto con la Lazio. Il Milan ha un portiere nuovo, Diego Lopez, che sostituisce Abbiati. Ha i due terzini, fino a prova contraria, che sono nazionali, Abate e De Sciglio. Adesso la vediamo anche in grafica la formazione. Alex, un difensore di esperienza. Sarà anche lui a fine carriera, però ha alle sue spalle una carriera importante. Un altro difensore come Ramina, alternativa, c'è anche Bonera. A centrocampo De Jong, confermato, Montolivo, Poli, e poi davanti un acquisto, perché è un acquisto, che è il Shaarawy sulla sinistra, a tutti gli effetti, Menez, che è un altro nuovo che ha tutto da dimostrare, una scommessa, e poi là davanti Pazzini. Non è uno squadrone, ma è nettamente meglio della squadra. Cosa devono andare a cercare? Un centravanti da mettere? Qual è il centravanti che può essere meglio di Pazzini, che può essere più goleador di questo? Secondo me
È una buona squadra questa, ma da quinto, sesto posto, settimo posto. Quindi non è che faccia. Non, è che... non fa nessun dai, salto il Milan. Secondo me no. No, dai, ma ragazzi, ma se... no, l'unico vantaggio ha che ha. Cioè, Europa League e, no, e non oltre, se va bene. Sì. Allora, prima cosa è che il Milan sta cercando una punta per migliorare la squadra, questa formazione con Pazzini, sta prendendo una punta perché se si fa male Pazzini non ha più è chiaro che deve essere un giocatore all'altezza. E quindi va a prendere Torres. È nella logica, Gori. Quello che ha detto Gagliani invece, stiamo cercando un grande attaccante. No, non ma quello che dice Gagliani va preso con le molle. In tutti questi anni abbiamo il politichese, la lingua di Gagliani, abbiamo capito tutto. Quello che dice, ha spacciato giocatori normali come Onda e Saponara e Birsha come fenomeni facendo delle grandi Birsha credo che non sia arrivato a tanto presentazioni Onda ce l'ha venduto come e come no, dichiarazioni in grande, ma noi abbiamo Saponara, le ho lette io personalmente, quindi voglio dire io no però non è che quello che dice diverse. Gagliani molte volte sia vero, né tantomeno sia voluto. Sto dicendo nel senso che sia vero, sto dicendo che quando Gagliani si espone dicendo cerchiamo un grande attaccante sta spiegando quella che è l'intenzione del Milan. Se non si verifica va tutto contro il Milan. Quindi non è una dichiarazione tattica quella di Gagliani. Parliamo di numeri, voglio dire. Va via Balotelli, l'ha detto chiaro alla televisione, va via Balotelli, ha detto, è ovvio, in pantaloncini corti al mare, sì. Ha detto, è ovvio che cerchiamo un'altra punta. Ovvio. Poi sul giornale dice, cerchiamo un'altra grande punta. Perché? Perché gli abbonamenti sono a 16.000 invece di essere a 23.000. Perché probabilmente deve creare un po' di speranza intorno allo scetticismo che c'è ora nei tifosi del Milan. È chiaro che quello che dice non equivale a quello che pensa, probabilmente, perché non voglio pensare che tutto quello che dice sia vero, perché vorrebbe dire che è stato 30 anni nel calcio per caso, voglio dire. A me questa frase mi farebbe pensare a questo, perché arrischiarsi quando mancano 5 giorni alla fine del mercato con dichiarazioni del genere. Ma no, perché se arriva Borini, lui lo spaccia per grande giocatore. Ci verrà a dichiarare che è un grande attaccante. Certo. Sarà difficile perché non hanno l'anello al naso, come dice Gambaro, i tifosi. Cioè, Borini, infatti, con tutto il rispetto, infatti non hanno l'anello al naso, e se ne accorgerà Gagliani se continua ad andare avanti a dire queste mezze verità o addirittura delle falsità del tecniche. Se ne accorgerà. Spesso abboccano, perché quando sono arrivati i vari Onda e compagnia cantante, che li avevamo visti giocare anche prima, che hanno cominciato a giocare al Milan, però si sono stati spacciati come fenomeni. Paginate su tutti i quotidiani, dove è finito? Ma è chiaro che il tifoso è un po' come, non so, come uno che ha la moglie e spera mai che e lui spera che non gli faccia mai le corna, no? Giustamente. No, questa non l'ho capita, spiegami. È come il marito che spera che la moglie non gli faccia mai le corna, però purtroppo a volte accade che la moglie ti faccia anche le corna. E viceversa. Quindi invece in questo caso i tifosi sanno perfettamente com'è la barzelletta di quello che dice Gagliani, no? Sperano loro sperano, sperano vivamente che lui dica la verità una volta, e purtroppo non è così. La cosa che mi fa strano è questa, cioè Gagliani che si arrischia a dire certe cose, tra l'altro al canale tematico, quello di casa Milanciana, cioè usare il termine, l'espressione grande attaccante, non avendo al di là del nome Torres alternative grandi attaccanti. Ma l'attaccante lo prende, ma cosa vuoi che ti dica? Adesso prendiamo una pippa d'attaccante. No, ma puoi anche non dirlo. Stiamo lavorando per sostituire Balotelli. Fine. Ma non c'è bisogno di sostituire Balotelli, va bene chiunque. Cioè creare false aspettative non porta a niente. Sostituire Balotelli andrebbe bene chiunque, basta andare in Serie B, andare a vedere i primi tre capocannonieri, i primi tre marcatori della Serie B, uno dei tre andrebbe bene. Se invece loro non vogliono spendere proprio niente, so che ancora nelle varie squadre dei disoccupati che ci sono in Italia, perché ci sono anche delle squadre di disoccupati. L'equipe Lombardia l'ha allenata Mondonico, per esempio. Vanno l'equipe Lombardia allenata dal nostro grande allenatore Emiliano Mondonico in questo momento. Che sarà con noi domani. Perfetto, domani glielo chiediamo. Vanno lì, prendono un attaccante della Rosa, secondo me con un ingaggio discreto se lo portano a casa. Vabbè. E sono tutti contenti. Messaggio promozionale e poi la pubblicità. Al San Mamés 1-1 è il pareggio dell'Athletic Bilbao al momento, parità totale. Questo risultato porterebbe supplementari al momento, tra poco.
Perché non invitiamo Valeria per una grigliata sul nostro terrazzo? Bella idea, la chiamo io. Grazie, vengo volentieri. Vedi se può fare qualcosa. Ma non vi preoccupate, ci penso io. Detto fatto, anche questa volta vi ho risolto un problema. E come? Con Diavolina un sacco di brace. Con Diavolina un sacco di brace, basta un fiammifero per ottenere in pochi secondi un perfetto barbecue. Ma basta davvero solo un sacchetto e un fiammifero? Diavolina un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore. Il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Valeria, ma quante ne sai? Basta usare Diavolina un sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina griglia e getta, il barbecue portatile pronto all'uso, ideale per camping, picnic e tempo libero. Grazie all'accensione istantanea, è facile da usare e pronta in 20 minuti. Siamo nella nuova sede della Mondoflex, sempre a Treviolo, ma in via Santa Cristina. Ci siamo spostati di soli 300 metri. Qui siamo nel mondo del materasso, 5.000 metri interamente dedicati al riposo e al benessere. La più grande esposizione d'Italia, ma probabilmente anche d'Europa. Qui è impossibile non trovare il materasso giusto. Alla Mondoflex vi offriamo, oltre ad un vastissimo assortimento, qualità e convenienza. In tutti i nostri punti vendita, e ve li voglio ricordare, siamo a Melzo in Viale Norvegia, a Crema, strada statale Crema Lodi, a Brescia nel comune di Castelmella in via Roncadelle e a Desenzano del Garda in via Mantova, trovate collaboratori molto preparati a vostra disposizione per consigliarvi e aiutarvi nella scelta. 5.000 metri di esposizione, li abbiamo divisi a zone, a settori. A piano terra trovate reti e materassi, sono il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo anche poltrone basculanti, sapete che noi utilizziamo esclusivamente meccanica italiana. Inoltre abbiamo un'assistenza interna gratuita. Avete visto? C'è ancora la nostra signora Ida. Ma signora Ida, sono 15 anni che lei fa pubblicità alla Mondoflex. Abbiamo più di 90 anni, vero? Avete visto come ci si mantiene utilizzando i prodotti della Mondoflex? E poi seguitemi, dall'altra parte c'è il reparto letto, tessili, letti sartoriali fatti esclusivamente per voi e letti in ferro battuto. Al piano superiore invece venite a vedere salotti, alta qualità dell'artigianato italiano, zona ragazzi, ma guardate che spettacolo! E poi un'area particolare dedicata a tutta la linea Foppa Pedretti, infanzia, casa e giardino. Foppa Pedretti, un grande marchio italiano. E poi ancora la linea Contract per alberghi, agriturismi, bed and breakfast, anche per piccole forniture, perché ricordatevi che un cliente si ricorda di voi anche per come ha dormito. E poi ancora tappeti, tanti tappeti per arredare la vostra casa. E inoltre per chi ha problemi di salute, tanti articoli che possono aiutare a superare meglio momenti un po' difficili. Abbiamo una novità, in tutti i nostri punti vendita su questi articoli potete usufruire di un servizio a noleggio, informatevi. E per festeggiare l'apertura di questa nuova sede, cosa potevamo fare? Quello che sappiamo fare bene, siamo materassai, vi proponiamo un'offerta straordinaria. Abbiamo realizzato un materasso in memory ad alta densità sfoderabile a soli 180 euro. Venite nei nostri punti vendita a provarlo, perché credetemi, ne vale veramente la pena. Purtroppo ho poco tempo a disposizione e non riesco a farvi vedere tutto, ma credetemi, c'è tanta roba bella da vedere alla Mondoflex. Però voglio fare una cosa a cui tengo tantissimo. Voglio presentarvi la squadra degli specialisti del dormire. Loro vi aiuteranno e vi consiglieranno nella scelta. Davide, Marcella, Valeria, Mari, Francesca, Maria e Marina. Venite a trovarci, noi siamo qui anche tutto il mese di agosto. Ora vi saluto, ma vi aspetto. Un abbraccio e un grosso bacio a tutti. Allora, tiriamo le file, chiudiamo il discorso Milan, poi parliamo di Juventus, yes. Mercato, ma anche debutto in campionato con quello che è un po' un enigma, cioè come giocherà la Juventus quest'anno con Massimiliano Allegri, ancora davvero non è dato sapere. Juventus che vorrebbe fare ancora qualcosa se possibile sul mercato e di qualità, però ha detto Allegri solo se c'è da migliorare in maniera sostanziale la rosa e magari la squadra titolare. Prima però, visto che prima Stenti ha detto...
attorno alla figura di Inzaghi si sta costruendo comunque una situazione un po' diversa rispetto allo scorso anno. Ho già parlato Poli in conferenza stampa a Milanello. Poli. Ah, Poli. Sentiamo che cosa ha detto tra a proposito delle differenze tra Inzaghi e Seedorf come allenatore, naturalmente. Sentiamo. Te l'ho detto prima della... Beh, sicuramente sono differenti. Con il mister abbiamo lavorato molto in questo periodo sul campo, sull'essere compatti, difendere tutti assieme, aiutarsi, concetti secondo me fondamentali. Sicuramente con mister Inzaghi, insomma, mi ha messo nella mia posizione ideale, perché il ruolo di mezzala, destra ma anche sinistra all'occorrenza, è quello che insomma mi fa più, è più adatto alle mie caratteristiche, quindi sono contento per questo, perché anche nell'anno passato ho avuto tanti ruoli da ricoprire, quindi per questo sono felice. Allora, che dicesse qualcosa contro Inzaghi sarebbe stato difficile, no? Da parte di Poli, che sostiene: adesso gioco nel mio ruolo. E poi Inzaghi ha cercato di dare compattezza soprattutto al gruppo. Questo potrebbe essere un qualcosa comunque in più, effettivamente. Sì, vabbè, ha detto delle cose ovvie che, vabbè, non mi sembra neanche il caso di stare a parlare. Cioè, per quanto riguarda Poli, invece, voglio dire una cosa. Poli, secondo me, è un buon giocatore se utilizzato nella sua posizione, che effettivamente in un centrocampo a tre può giocare sia a centrodestra sia a centrosinistra. È uno che sa recuperare dei palloni e si sa anche proporre in avanti, anche se non ha un grande tiro da fuori area, quindi è uno che deve arrivare eventualmente a tre metri dalla porta per fare il gol. Però è un buon giocatore, soprattutto è un ragazzo giovane, e in una squadra del genere uno che abbia un pochino di vivacità ci vuole. Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, De Jong, che non so, secondo me, se rimarrà al Milan, perché comunque dovrebbe rimanere, dai. Non lo so, dovrebbe rimanere. De Jong, Poli mi stanno bene, effettivamente. Poi gli altri sono uno peggio dell'altro, con tutto il rispetto. Allora, il Milan che dovrebbe giocare contro la Lazio domenica ore 18. A proposito, io vi ricordo, domani, giovedì, c'è l'Europa League, gioca l'Inter, gioca anche il Torino per le italiane. Noi siamo in diretta eccezionalmente dalle 19.45 alle 23, quindi non Nova Stadio Sprint, andiamo avanti fino alle 11, seguiamo la diretta naturalmente dell'Inter e anche la gara del Torino, che vengono trasmesse dalle TV a pagamento, naturalmente la cronaca diretta di entrambe le gare. La formazione, però, dicevo, il Milan che potrebbe presentare, se vogliamo, una sorpresa davanti. Inzaghi ha provato e riprovato questa soluzione, anche in settimana ha testato anche ieri Menez al posto di Pazzini là davanti come riferimento. Si usa molto questa espressione, falso 9, io la odio personalmente. Puoi... No. Allora, attaccante che arretra e fa entrare i centrocampisti, no, diciamo così. Onda e Sharawi ai lati, Pazzini in panchina, Poli, De Jong, Muntari, Armero perché De Sciglio è squalificato, Abate di là, Rami Alex con Diego Lopez. Questa è una formazione che non c'entra niente, proprio non ha né capo né coda, perché il 4-3-3 innanzitutto pretende i centrocampisti che si inseriscono, e qui non ce n'è uno che lo fa, ma soprattutto i due esterni davanti devono tornare come dei terzini, e Sharawi lo fa, ma Onda credo che non sappia neanche come è fatto il centrocampo suo. Cioè, Menez lo farebbe invece, cioè con Pazzini davanti a Menez andrebbe meglio. Non lo so, Menez lì in mezzo è l'ultimo dei problemi, sinceramente, perché la palla non gli arriva. Cioè, quindi... No, ma è una formazione inguardabile. Cioè, ora, con tutto rispetto, voglio dire una roba. Allora, lì l'unico giocatore vero che ha il Milan è il Sharawi. Già abbiamo visto che senza Balotelli, che veramente è uno dei peggiori della storia del calcio rossonero, a livello tattico, secondo me in Serie C il 90% dei giocatori sono più bravi di Balotelli, tatticamente parlando. Quindi il Sharawi abbiamo già visto i progressi. È una squadra che purtroppo Inzaghi non c'entra niente, nel senso che secondo me Inzaghi può diventare un allenatore anche bravo. Il problema è che gli hanno messo in mano una squadra veramente che, per uno che comincia ad allenare oggi a questi livelli, è veramente difficile, perché è una squadra che tatticamente non ha nessun senso logico. Ma questa formazione qua non ha senso logico. L'unica cosa... Ma non è che senso, possono cambiare, togli Onda, metti Menez a destra, Pazzini in mezzo, ed è la formazione. Però è una formazione che non ha... No, questo non so cosa gli ha chiesto la società Inzaghi,
ma se gli ha chiesto di entrare in Champions League con questa squadra, io credo che Inzaghi ma non possono chiederglielo, dai. L'unica cosa a dare una risposta positiva. Poi potrebbe anche succedere che arriverà, che possa arrivare in Champions League perché fa una c'è una ragione tattica, Frosio, ma sulla carta questa è una squadra che se va bene quinto. Qua siamo alla prima di campionato, c'è Frosio una ragione tattica da te allenatore per cui Inzaghi possa pensare di non far giocare Pazzini piuttosto Menet? Cioè Pazzini ha qualcosa nelle sue caratteristiche non capisco questa avversione nei confronti di Pazzini, non la capisco anche io. Pazzini, che ho sempre detto che non è Van Basten, ci mancherebbe, però in Italia è un buonissimo attaccante, soprattutto in una squadra scarsa tecnicamente e tatticamente come il Milan, perché il Milan è scarso tatticamente e tecnicamente, perché ha dei giocatori che purtroppo sono quelli che sono. Pazzini è uno dei meno peggio. Pazzini invece con El Shaarawy potrebbe formare una bella coppia d'attacco, perché Pazzini se gioca tutto l'anno titolare 15-18 gol te li fa. E il Shaarawy con Pazzini che gli fa i movimenti giusti, una decina, quindicina di gol può fare anche il Shaarawy. Quindi non capisco tutta questa forma negativa nei confronti di questo attaccante. Questa formazione ha soltanto una cosa che migliora questo Milan da quello dell'anno scorso, il fatto che ci sia l'assenza di Balotelli. E in questo senso lo dico perché ne guadagnerà, e lo vedrete in campionato, ne guadagnerà molto il Shaarawy, che pativa caratterialmente e soprattutto i movimenti di Balotelli. Quindi dalle poche partite che io ho visto in questo precampionato, se non altro ho visto dei mutamenti a livello di obiettivo di squadra. Il che non la fa diventare una squadra che lotti per il campionato, ma la farà sicuramente migliorare dall'anno scorso. È vero che probabilmente la squadra ne trarrà dei vantaggi, ma mi fai rivedere per favore la grafica di questa squadra? Se riusciamo a rivedere la grafica. La rivediamo subito. Se possiamo. El Shaarawy, Menez, Onda, gol fatti? Zero. Tre, diciamo. Sì. Muntari, De Jong, Poli, gol fatti, 3. Abate, Rami, Alex, Armero, gol fatti, magari 3 di Alex di testo o di Rami. Cioè, questa è una squadra che in tutti i suoi 11 fa 10 gol. Quindi torniamo al discorso, cioè, manca il bomba. Balotelli con tutto il suo discorso, almeno qualche volta una partita te la faceva vincere. Sì, ma te la faceva vincere, ma avevi anche questa illusione di avere uno che ti faceva... No, ma io non voglio, discutere Balotelli... Poi vinceranno tutte le partite 5-0. Io non voglio discutere Balotelli come qualità e come colpi da giocatore. Io discuto Balotelli per l'inutilità che può avere in una formazione. Cioè, sono d'accordo. Cioè, un giocatore come Balotelli deve sicuramente ha le doti per giocare in qualsiasi squadra, ma non ha le doti per giocare da nessuna parte, perché Balotelli è pieno in ogni atteggiamento, anche calcistico, è pieno di se stesso. Gioca un calcio individuale e lo si vede anche negli atteggiamenti quando fa i colpi da grande campione. È un individualista sia quando gioca da solo e sia anche quando gioca con la squadra. Quindi basta parlare di Balotelli come possibile futuro campione, allora, perché non lo sarà più. Il mio discorso è: il Milan dà via Balotelli per tutti i motivi che hai detto te. Però devo prendere uno che mi garantisce qualcosa. Ma questo è un altro discorso. Esatto, questo. Ma questo è il mio discorso. Mi devo fermare. Pubblicità. C'è una somma dei gol possibili. Affondano le speranze del Napoli a Bilbao 3-1 per la squadra basca. Un altro grave errore sul 2-1 e poi sul terzo gol, un fuorigioco evidente da parte del giocatore colossale, che poi non ha toccato, è vero, il pallone, ma strapartecipato all'azione, correndo dietro la palla per 15 metri, influenzando anche il resto. Sì, ma la difesa del Napoli è ridicola. Però comunque, è vero, dai. Stasera particolarmente ridicola, su questo ha ragione Gambaro. Pubblicità e poi parliamo della nuova Juventus, che resta un grande enigma, quella di Allegri. Grazie.
Dimensione Bagno, dove trovi un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. È in edicola il nuovo numero di Famiglia Cristiana, il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto, della dignità di ogni persona. Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione e lo stile dovuto a quel supplemento d'anima che caratterizza da sempre le sue pagine. Anche questa settimana su Famiglia Cristiana, in edicola e nella tua parrocchia. Non è un segreto, lo humor non è certo una delle qualità migliori dei tedeschi. Prendono tutto seriamente ed è esattamente così che costruiscono le loro auto. Preferisco guidare una tedesca. Scopri Corsa 2014, GP Altech, un pieno con 24 euro, Ecoflex, fino a 33 km con un litro, Ecotech, e risparmi da subito. E per tutta l'estate dai concessionari Opel della Lombardia, Corsa completa di tutto a 8.900 euro con il 30% di sconto. Diavolina Green Power è la nuova formula ecosostenibile di Diavolina. Intuitivo, pratico, di facile utilizzo, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. È realizzato con sole materie prime naturali e non contiene petrolio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Fantastici saldi con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Saldi, saldi, saldi! Su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Torzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Il venerdì alle 20.30 non perdere Linea d'Ombra, il talk show politico di Telenova. Deputati e senatori, giornalisti, sindacalisti e imprenditori si confrontano per spiegare come si muove la macchina della politica italiana. Ogni venerdì Linea d'Ombra approfondisce i temi del momento per capire meglio chi ci governa e cosa decide per il nostro futuro. Linea d'Ombra ogni venerdì alle 20.30 su Telenova, canale 14 del digitale terrestre e in streaming su telenova.it. Telenova, la tua famiglia. Allora, tra poco da la Nati in redazione, dobbiamo parlare di Juventus, una nuova Juve che è un enigma ad oggi, secondo noi non riusciamo a capire quali siano davvero le intenzioni tattiche di Allegri, come si sia mossa sul mercato la Juventus per assecondare la progettualità, diciamo, tattica del nuovo allenatore. Appena possibile dalla Nati per il mercato della Juventus. Intanto la Juventus ha dei problemi, caro Stenti, in vista di Verona, perché c'è questa epidemia, no, di influenza che ha colpito anche l'allenatore. Ma dai, per Llorente oggi in ripresa, comunque Giovinco, Pereira, anche Barzagli che comunque è out, la Juve che ha fuori anche Chiellini per squalifica, Pirlo che ha rimediato una botta al trofeo team, oggi si è allenato a parte, sensazioni positive per quanto riguarda Pirlo e il suo possibile impiego, meno facile quello di Llorente. Vediamola subito, allora, dai, la formazione che potrebbe giocare contro il Chievo, poi parliamo però del mercato della Juventus e di come vorrà giocare Allegri quest'anno con la sua squadra. La Juve potrebbe proporsi in questa maniera con Lichtsteiner, Bonucci, Bonevra, difesa 4, Vidal, salvo mercato, Pirlo, Pogba, Marchisio, Tevez e al momento Giovinco più di Llorente. Allora, questa è più o meno la disponibilità di Allegri. Adesso perché non c'è Barzagli, sabato. Nella difesa 4 giustamente Ogbonna insieme a Barzagli va bene, a centrocampo. Se questi sono i giocatori da mettere in campo, Marchisio non può giocare lì, non ne ha le capacità tecniche né tattiche, non ha il senso della posizione, non sa inserirsi, non è Marchisio, è un giocatore che lì non può giocare. Quindi io di quelli lì nel caso metterei Pogba, anche se non è proprio un trequartista, però è sicuramente meglio di tutti gli altri. Qua c'è un po' di difficoltà effettivamente Allegri, no? Per mettere una squadra in campo diversa da quella che ha giocato fino all'ultima giornata l'anno scorso con Conte. Cioè, se vuol giocare con la difesa 4 e il 3 e qualcosa, come ha detto lui, già sabato c'è qualche problemuccio, no?
Per questo che gli converrebbe almeno le prime giornate giocarsela partire col 3-5-2. Ma io credo che parta col 3-5-2, vedrai. Ah, sì, me, gli conviene. Può darsi che cambi anche durante la partita. E anche perché digerire gli schemi completamente nuovi per gente che insomma non li ha fatti, un po' di tempo bisogna lasciarli. La partita di Verona è insidiosa. Vediamo la prima giornata di campionato, dai, così entriamo un po' in clima. Per lui è importante partire col piede giusto per tutti i motivi che sappiamo. Il Chievo è una partita insidiosa? Certo. Contro il Chievo? Certo. Ma tu hai seguito il Chievo? Motivi. Sì, il mercato del Chievo, la squadra del Chievo, cioè li conosci, sì. Lo so. Quindi stai dicendo che il Chievo è una partita difficilissima. No, ho detto che è insidiosa. Al di là del Chievo, è insidiosa per mille motivi. Perché l'estate che abbiamo passato la conosciamo tutti. Se lui debutta con una formazione completamente rinnovata, cioè giocando con la difesa 4 e non porta a casa il risultato, è chiaro che comincia già dalla prima giornata ad avere la polemica in casa. Ha cambiato, ha voluto fare così. Che tradotto vuol dire che è insidiosa. Io sono d'accordo con te perché c'è Allegri. Perché altrimenti con l'allenatore dell'anno scorso non sarebbe certo una partita avrebbero insidiosa. Avrebbero detto che è insidiosa lo stesso. Ma sì, ma per modo di dire. Sento Mazzari. La verità è che da ora in poi la Juventus avrà 30 partite insidiose perché farà 25 punti in meno perché ha un allenatore mediocre. Questo è il concetto. Che comunque l'inizio del campionato sarà importante per Allegri, che sappiamo benissimo che proprio all'inizio del campionato lui ha storicamente le difficoltà maggiori, l'ha avute nel Milan, l'ha avute nel Cagliari, l'ha avute nel Sassuolo, l'ha sempre avute. C'è una ragione, questa è la giornata di campionato, Chievo-Juve alle 18, noi sabato cominciamo alle 18 fino alle 23, idem domenica, 18-23 sempre in diretta con Nova Stadio. Chievo-Juve, Roma-Fiorentina, antipasto succoso del sabato sera, Milan-Lazio alle 18, anche Atalanta-Verona se non ricordo male alle 18, e poi Cesena-Parma, Genoa-Napoli, Palermo-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari, Torino-Inter, Udinese-Empoli. Dicevo, c'è una ragione per cui questa è la probabile formazione, perché al di là di quello che ha detto Allegri in sede di presentazione, tra poco lo ascoltiamo, da lì in avanti, anche nelle partite dell'estate eccetera, Allegri ha sempre provato e testato la difesa a 4. Ciò non toglie che se la Juve conosce quel modulo, sabato mattina Allegri dice giochiamo col 3-5-2, fate quello che sapete, no, però forse questo va un po' anche a toccare l'orgoglio, no, Froso, di un allenatore che ha lavorato tutta l'estate però inizialmente poi è giusto che si faccia anche dei tentativi per cambiare quello che sarà in futuro magari il suo pensiero, la sua squadra da mettere in campo, però per esempio nei triangolari che sono stati fatti con Milan e Sassuolo, lì ogni 20 minuti cambi i giocatori, entro il modulo, cerchi di mettere i giocatori nella posizione ideale, fai fare minutaggio e basta, non è che lì devi sperimentare. Io credo che sia soltanto presunzione e la pagherà molto cara, perché un allenatore che va in una formazione che ha la miglior difesa e il secondo migliore attacco, il secondo o il terzo mi sembra il migliore attacco, e cambia il modulo di gioco, secondo me è soltanto un presuntuoso che vuol fare delle cose nuove e le pagherà a caro prezzo. Però, sia con i tifosi sia con la società. Se all'inizio non cambia il modulo poi va bene. Che è quello che aveva detto, lo ascoltiamo. Allegri, certo, quando è stato presentato aveva parlato in questo modo e sembrava chiaro il suo discorso, sentiamo. Non sono ancora arrivato praticamente, conosco la squadra perché in questi 3 anni e mezzo ci sono state delle belle partite e conosco perfettamente i giocatori. Credo che in questo momento stravolgere la squadra non ha nessun senso, è da persone poco intelligenti. Lavorerò sulle caratteristiche dei giocatori, una squadra che per 3 anni ha fatto grandissime cose, è normale che porterò degli accorgimenti sempre in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Quindi non è mia in questo momento intenzione pensare di stravolgere un sistema di gioco. Una persona poco intelligente, adesso se l'hai detto lui, se poi sabato inizia a far giocare la Juventus con una difesa 4 che può far fatica, eccetera,
se l'è detto lui che è da persona poco intelligente, cioè io certo, seguo Frosio, mi aspetto domenica che giochi con me. Chi l'ha detto cosa? Che giocano a 4, scusa, chi l'ha detto? Allora, lo sai meglio di me, quando si fa le probabili formazioni si cerca di seguire l'andamento degli allenamenti e lui ha sempre trovato la difesa 4. Okay. Allora, io quindi stavo dicendo prima che hanno fatto i triangolari, tu non guardi il modo, lì fai fare minutaggio ai giocatori, poi per cercare di far giocare tutti, far giocare Marrone, far giocare Pepe, per far giocare anche per provare per provarli, per vederli, per testarli, per farli giocare, perché sennò ce n'è, se ce n'hai lì 25 di giocatori però, Piero, e neanche nei triangolari quando li fai giocare non è proprio così, scusami, con il Milan Allegri ha chiaramente provato una squadra da far giocare sabato in campionato, cioè ha fatto giocare Bonna, no, ha fatto giocare Bonucci, Evra, cioè quelli che potevano essere titolari, ma non c'hai Chiellini, non c'hai Barzagli, li fai giocare. Ma infatti non li ha fatti giocare, ha fatto giocare la squadra che probabilmente giocherà sabato, cioè no, guarda, perché che uno è squalificato, l'altro è infortunato, però devi trovare il modo per i tre dietro, vedere chi puoi far giocare dietro, ma cioè, l'allenatore, ma come fa a provare i giocatori se non li fa giocare in queste occasioni qui, come fa? No, ma non stiamo dicendo cose diverse, cioè io quello che sto dicendo è che Allegri da quando è arrivato e ha detto quella frase ha sempre fatto giocare nelle 6-7 amichevoli la Juventus con 4-3 e qualcos'altro, cioè il 3-5-2 al momento l'ha lasciato da parte, poi magari sabato gioca così. A Singapore ha iniziato a 3 dietro, esatto, quindi. Perché adesso Barzagli intanto non c'è perché è infortunato, sì, e non questo gioca. Questo lo sapeva da tempo. E certo che lo sapeva da tempo. Poi ti capita che Chiellini ce l'hai squalificato, ti devi inventare qualcosa. Quindi magari farà giocare Cassa. Dei problemi dei giocatori, questa difesa 4 è frutto dei problemi che ha Di Rosa per gli infortuni? Anche, ma poi ma prova. Mazzarri dice che giocherà con 3 moduli, che potrà cambiare in allenamento o in partita, proverà a giocare anche così, se no l'allenatore... Cioè, in qualche maniera, non è solo facendolo vedere sulla lavagna che capisce se una squadra può giocare in un certo modo. Sono curioso di vedere come si propone sabato la Juve e magari giocherà col 3-5-2 perché la o magari giocherà con 4 e vincerà 4-0 magari. Nessuno può anche perdere 10-0. Può perdere anche 10-0, anche se giocano a 3 può perdere 10-0. Sicuramente si prenderebbe dei rischi giocando diversamente dal solito Allegri, almeno a inizio campionato, come diceva Stenti. Facciamo la pubblicità, poi tra poco vediamo anche le griglie per il sorteggio di Champions League domani. Il Napoli ormai è fuori, quindi saranno due le italiane a difendere i nostri colori in Champions League, Juventus e Roma. Tra poco vediamo le probabili possibili avversarie. Domani a Monte Carlo il sorteggio, poi torniamo sulla Juventus e un commento sul mercato bianconero che non è finito a partire da Simone Stenti. Tra poco. Giornalino la settimana è formato ragazzi. Su ogni numero un mondo di fumetti, giochi, curiosità, giornalismo per ragazzi, rubriche sulla natura, interviste ad attori e cantanti e ai grandi dello sport. Non perdere il giornalino. Chiedilo in edicola o nella tua parrocchia. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che hai in mano con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago in via Einaudi 34. Centro Arredi Metalmark, 365 giorni di grandi offerte a prezzi incredibili. Fantastici saldi con sconti fino al 70%. Le migliori marche al prezzo di fabbrica. Prezzi super convenienti per combattere la crisi e rilanciare il mercato del mobile. Saldi, saldi, saldi su tutti i mobili in esposizione e su quelli ancora da ordinare. Centro Arredi Metalmark, Torzi Nuovi, Brescia, in via Adua 36. Quantità, qualità, prezzo. Questa è la nostra forza. Eccoli, sono Pipì, Pupù e Rosmarina alla ricerca del loro Mapà. E avete visto Mapà? Ma chi è Mapà? E di che colore era? Pipì, Pupù e Rosmarina, una serie di Enzo Dalò. 5 DVD in vendita nelle librerie San Paolo e Paoline. Noi saliamo in giù, noi scendiamo in su, in cerca del Mapà. Mapà!
Amici di Telenova e di Telesubalpina, un altro grande appuntamento arriva sui vostri schermi ogni venerdì sera alle ore 23 e in replica, ma non so quando, inizia Affari con le ruote, il mondo delle vetture a 360 gradi e perché no, anche quello delle moto, dei tricicli, dei trattori, delle carriole. Cos'è che ha le ruote? Ah, le slit non ha le ruote, Pascal. Va bene, Affari con le ruote, venerdì sera alle ore 23 su Telenova e Telesubalpina, vi aspetto! Allora, di nuovo in diretta, il Napoli è fuori dalla Champions League, ha perso 3-1 a Bilbao, davvero un incubo per la squadra e la società partenopea, non partecipare alla Champions League vuol dire perdere diversi milioni, ne guadagneranno invece come market pool, come diritti televisivi, le due italiane che si spartiranno la torta italiana in due, quindi Juventus e Roma, caro Stenti, avranno qualche milione di euro in più e questo certamente è una buona notizia, magari anche in chiave mercato, chi lo sa. Tra poco live vi mostriamo davvero con grande immediatezza le fasce per il sorteggio, credo siano già pronte, credo siamo proprio i primissimi a mostrarle perché abbiamo lavorato con tutte le possibilità fino all'ultimo istante. Resta da definire una squadra della quarta fascia perché si va ai supplementari, se non ricordo male, tra Steaua Bucarest e Ludogorets, mentre per il resto è tutto definito. Grazie a Lanati e Scarinzi in redazione. Queste sono le quattro fasce per il sorteggio. La Juventus è in seconda fascia, la Roma in quarta fascia. Naturalmente le squadre di seconda fascia significa che non potranno finire nel girone della Juventus. La Juventus potrà affrontare una di quelle in prima, una di quelle in terza e una di quelle in quarta, tranne la Roma che è l'altra italiana. Quindi possibile avversario Juve, prima fascia Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, Atletico Madrid, Porto e Arsenal. Seconda fascia, quella della Juventus, Schalke 04, Borussia Dortmund, due tedesche, Juventus, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Basilea, Manchester City e lo Zenit San Pietroburgo. Terza fascia, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Pireo, CSK Mosca, Ajax, Athletic Bilbao che ha fatto fuori il Napoli, che ha eliminato il Napoli, Liverpool, Sport Lisbona e la squadra di Prandelli, il Galatasaray. Quarta fascia, Anderlecht, Roma, il Monaco, spauracchio qua in quarta fascia il Monaco, il Maribor, l'Apoel Nicosia, il Bate Borisov, gli svedesi del Malmo e poi una tra Steaua Bucarest e Ludogorets che vanno ai supplementari. Guardiamo la prima fascia, inutile dirlo, sono tutte squadre fortissime. Stenti, tu quale vorresti per esempio da pescare in prima fascia? Guarda lì, più forte la prendi meglio è. La Benfica dai, prendi meglio? Secondo me più forte la prendi meglio è, perché ti spazza via il resto del girone e quindi ti giochi. E la eviti posto. Poi agli eventuali ottavi di finale. Guardiamo la terza fascia, perché lì ci sono delle squadre, voglio dire, di un certo livello, ma c'è anche qualche squadra magari un po' di seconda fascia. L'Ajax ha grande storia, però forse no, là in mezzo no. Il CSK Mosca è abbordabile, sì, lo Sporting Lisbona è abbordabile, il Galatasaray è abbordabile. Mi piacerebbe che fosse esattamente la linea della Juventus, Bayern, Juventus, CSK Mosca e però io vorrei quarta fascia, qualsiasi altra. Io vorrei, ma non il Monaco. Ma non io esatto. Vorrei il Galatasaray indebolito dalla presenza di Prandelli. Dalla presenza di Prandelli. Sì, effettivamente Galatasaray l'anno scorso ha eliminato la Juve nonostante non fosse una grande squadra. Quest'anno ci sono due squadre che sono notevolmente indebolite perché il Liverpool con Balotelli al posto di Suarez chiaramente si è indebolito tantissimo. E il Galatasaray comunque l'anno scorso con Mancini appena arrivato praticamente ha eliminato la Juventus. Una parola buona per tutti, va bene. Comunque è una terza fascia tosta. Sì, non c'è una differenza abissale tra la seconda e la terza, no. Cioè come peso. La quarta invece naturalmente è un po' più agevole. Diciamo che un girone ottimo, la butto là, per la Juventus potrebbe essere Porto, CSKA e non lo so, Maribor. Uno dei più abbordabili. Apoel, così anche il Bate. Ah, che il Bate Boris. La Roma che è in quarta. Steaua, Ludogorets. Il peggio invece, facciamo il peggio. Il Monaco naturalmente come squadra di quarta. Io direi di terza. Anche l'Anderlecht. Ci metterei Liverpool comunque per storia tradizione. Liverpool, Monaco e Real Madrid sarebbe davvero un girone della morte, no? Potrebbe capitare qualche girone particolarmente agguerrito, sì, come quello del Napoli l'anno scorso.
La Roma che in quarta fascia ovviamente rischia più della Juventus, perché beccherà necessariamente tre squadre buone. Ipotizziamo un girone migliore per la Roma, potrebbe essere, mettiamoci ancora un Ajax, Porto, Basilea, Ajax. La Roma deve sperare Porto, Basilea, Ajax. Secondo me il Benfica è nella prima fascia. La Roma va fuori. Benfica è la meno forte? La meno temibile? Io ho detto Porto, sì. Però anche il Benfica. Sì, siamo lì. Una di quelle due magari, perché poi di lì se becchi il Borussia Dortmund, il Paris Saint-Germain, no, tutte io le... vorrei, per fossi la Roma vorrei lo Zenit, cioè, City. Per me. Secondo me la Roma, la Roma può passare il turno solo se giocasse da sola. No, non è una battuta, le nostre squadre, anche la Juve con non tutto... ha speranze? Ma io vedo più la Roma da corsa, ma non in, so, io in Europa che la quarta Juventus. Quarta fascia è dura perché ti quarta... becchi un girone. No, a prescindere dai gironi, non lo so, comunque. Per mentalità di Garcia, eccetera, mi sembra una squadra più... So, io dico più che la Juve... Visto anche la mentalità di Benitez stasera... La Juve faticherà tantissimo. Gli errori dei giocatori sono stati determinanti. Deve essere... Allora, la Juve può passare solo se veramente è fortunata al 1000 per 1000, prendendo... sperando che nel girone ci sia una delle grandi, una delle più forti d'Europa, e le altre due squadre scarse, quindi una squadra forte, due scarse e una meno peggio delle altre due, allora può passare il turno, altrimenti anche la Juve è poca roba. Cioè, d'altronde tutti presenti in Europa con l'Oriente e Tevez. Tevez negli ultimi sei anni, cinque anni e mezzo in Europa, ha fatto un gol in Europa League, tra l'altro. L'Oriente... non mi sembra abbia mai lasciato tracce in Europa importante, quindi... No, beh, in Europa League ha fatto una stagione che abbia fatto 10 gol. No, questa . È Champions League, sì. Hai detto in Europa. Io sì. Ti seguo, Gamba. Perfetto. Hai detto in Europa. Io parlo, sì, però si gioca la Champions, dico... Allora adesso. Specifica, in Champions... Sì, ma c'è poco da specificare, lo sanno anche i bambini di 4 anni, dai Michele. Quindi la Juventus, la Juve ha perso una grossa... Sì, più preciso, Gamba. La Juve ha perso una grossa occasione per non... perché comunque secondo me un attaccante vero, uno in grado di... Non dimenticare che Llorente ha segnato al Real Madrid andata e ritorno l'anno scorso. Sì, va bene, benissimo. Infatti il Real Madrid ha vinto la Coppa e la Juve non è arrivata al secondo turno. Senti, stai parlando di Llorente, io di Llorente. Senti, terza fascia chi vorresti evitare? Chi cancelleresti da quell'urna di terza fascia? Liverpool, brutta roba. Nonostante Balotelli? Nonostante Balotelli, il Bayer Leverkusen, le Leverkusen tedesche, toglierei. Ridarle. Io non andrei volentieri neanche l'Olimpiakos, bravo, neanche in Grecia. Quindi pescherei o CSKA, sì, anche se nel pieno della stagione. I russi, il Galatasaray. Sì. Allora, guarda, Galatasaray. Tu vorresti, lo Sporting. Tu vorresti? Lo Sport ci sta, il Bilbao visto stasera non mi fa paura, allora, per niente. Quindi tu, se ho capito bene, vorresti? Vabbè, togli Liverpool e il Maribor. Tu vorresti il Maribor, sì. Lo Sporting Lisbona e il Porto o il Benfica, non so. No, io di prima fascia ti dico un bel Real, Barcellona, Monaco, quelli lì vanno bene. Tu hai detto ne voglio una forte che poi non... No. Che poi dopo che spassa un po' il girone e non la trovi. Il Benfica di quelle lì è la squadra più scarsa in assoluto. Quindi il girone ideale per Simone Stenti sarebbe Benfica, Juventus, Sporting Lisbona e Maribor, no? Ti andrebbe bene questo girone? Abbastanza. bravo. Preferirei l'Apoel. L'Apoel va bene allora. Attenzione, cipriote che in casa sono tremendi. Sì, va bene, allora queste le fasce per il sorteggio di domani a Monte Carlo. Conosceremo le avversarie di Roma e Juventus, le due superstiti italiane in Champions. Anzi, curiosità, un istante, visto il declino inevitabile sotto l'ala del calcio italiano, Spagna, 4 squadre, Germania, 4 squadre. Sbaglio, Bayern, anche Schalke, Portogallo ne ha 3. Portogallo che ne ha 3, la Francia ha perso il Lille al Paris Saint-Germain e Monaco ne ha 2. Insomma, i grandi tornei, a parte la Francia, hanno 4 o almeno 3 squadre. E noi siamo sotto anche al Portogallo in questo senso. Addirittura la Russia ne ha 3. Sto guardando la Russia, l'Ucraina, la Russia, insomma, le squadre dell'ex Unione Sovietica. Non fare tutta un'erba a fascia in questo periodo. In questo caso però Zenit e CSKA sono due, come due sono le italiane. Allora, pubblicità e poi siamo di nuovo in diretta, ma prima devo salutare Bobo Gori. Ciao, buonasera, alla prossima. Buonasera a tutti. Ciao Bobo. Ciao, Bobo, grazie Bobo. Ciao. Ciao.
Diavolina Green Power è la nuova formula ecosostenibile di Diavolina. Intuitivo, pratico, di facile utilizzo, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. È realizzato con sole materie prime naturali e non contiene petrolio. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Con G-Baby crescere è un'avventura. Sfoglia insieme al tuo bambino il primo giornale della sua vita. Giochi, fiabe, attività, storie, personaggi. G-Baby, in edicola in parrocchia. Non è un segreto, lo humor non è certo una delle qualità migliori dei tedeschi. Prendono tutto seriamente ed è esattamente così che costruiscono le loro auto. Preferisco guidare una tedesca. Scopri Corsa 2014, GP Altech, un pieno con 24 euro, Ecoflex, fino a 33 km con un litro, Ecotech, e risparmi da subito. E per tutta l'estate dai concessionari Opel della Lombardia, Corsa completa di tutto a 8.900 euro con il 30% di sconto. Dimensione Bagno. Emozione e innovazione si incontrano da Dimensione Bagno, la scelta giusta per il tuo bagno di qualità. Qui troverai un'ampia scelta di prodotti e servizi con un ottimo rapporto qualità-prezzo che soddisferanno ogni tua esigenza. Con i nostri progettisti scoprirai soluzioni personalizzate per un ambiente pratico, funzionale e attento al design. Affidati a noi, progetteremo e ristruttureremo il tuo bagno e la tua casa, offrendoti il miglior servizio che avevi in mano, con agevolazioni fiscali e finanziamento a tasso zero. Dimensione Bagno ti aspetta a Pessano con Bornago, in via Einaudi 34. Rapidamente, per chi si fosse eventualmente collegato solo adesso con noi, perché ha seguito il Napoli, eccetera, il Napoli è fuori dalla Champions League, l'Athletic Bilbao va avanti, vi abbiamo proposto live davvero subito al fischio finale le facce dei sorteggi che rivediamo rapidamente. C'è solo da definire un'ultima squadra che prende parte alla fascia numero 4, quella che uscirà dallo scontro Steaua Bucarest, Ludogorets, che sono ai supplementari. Le quattro fasce: Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Benfica, Atletico Madrid, Porto, Arsenal in prima. Seconda, Schalke 04, Borussia Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain, Shakhtar Donetsk, Basilea, Manchester City, Zenit, San Pietroburgo in seconda, Bayer Leverkusen, Olympiakos, CSKA Mosca, Ajax, Athletic Bilbao, Liverpool, Sport di Lisbona, Galatasaray in terza. L'ultima fascia, decisamente la più debole, Anderlecht, Roma, Monaco, Maribor, Apoel Nicosia, Bate Borisov, Malmo e la vincente di Steaua Bucarest, Ludogorets. Questa è la situazione. Domani il sorteggio a Monte Carlo, domani l'Europa League, venerdì il sorteggio per i gironi di Europa League. La Nati, redazione, abbiamo ancora 10 minuti, il mercato della Juventus, che cosa può arrivare in questi ultimi giorni di mercato in casa bianconera, quali sono gli obiettivi? Sì, detto di Biabiani ad inizio possibile problemi sul microfono con la Nati, vediamo se riusciamo a risolverli. Parlavamo di Biabiani ad inizio trasmissione, ripetiamo pure quello che è emerso nel pomeriggio che abbiamo raccolto su Biabiani. Sì, dicevo della Juventus che è in trattativa con la Parma per il possibile acquisto di Biabiani. A dire la verità, la Juventus stava discutendo in questi giorni con il Parma del possibile approdo in Emilia di De Ceglie e Pepe, due giocatori ritenuti in esubero dalla Juventus, e nel corso di questa doppia trattativa si è intavolato anche un discorso con Biabiani, un giocatore che è considerato in uscita dal Parma, o meglio il Parma conta di monetizzare, visto che è reduce da una buona stagione, non è certo considerato un esubero, ma è un giocatore sul quale il Parma spera di riuscire a fare cassa, e potrebbe essere un giocatore che va bene alla Juventus perché insomma consentirebbe ad Allegri, nel caso in cui volesse adottare un modulo a tre punte, insomma Biabiani potrebbe essere una punta esterna. Biabiani, che è comunque un'alternativa ad altri obiettivi che ha la Juventus, tra i quali c'è Shaqiri, che è un'altra punta esterna del Bayern Monaco, ma non c'è accordo tra Bayern Monaco e Juventus. Pare che la Juventus abbia ha chiesto il giocatore al Bayern Monaco, e pare che il Bayern Monaco abbia chiesto in cambio Lichtsteiner, più soldi, per cui non se ne fa niente, almeno su queste basi. Un altro giocatore che potrebbe arrivare, ma questo è un giocatore con caratteristiche completamente diverse, è il Chicharito Hernandez, un attaccante che è considerato in uscita dal Bayern Monaco, un giocatore che ha un ingaggio discreto, un costo non elevatissimo. La Juventus
ci sta pensando, okay. Sta valutando se c'è la possibilità concreta di prenderlo, un giocatore che era stato accostato nei mesi scorsi anche all'Inter. Da non escludere poi che la Juve vada a prendere un difensore, si parlava di Luisao, il Benfica ha qualche problemino per cui ci sono diversi giocatori in uscita, tanti sono partiti e qualcun altro può lasciare il Benfica negli ultimi giorni di mercato. Luisao è un giocatore che la Juventus vorrebbe avere sostanzialmente gratis perché è un giocatore che ha già più di 30 anni, ha 33 anni, ma il Benfica non è disposto a lasciarlo partire gratuitamente e quindi per il momento anche su questo non c'è accordo. Grazie alla Nati. Allora stenti, abbiamo visto quel quadro nel parco attaccanti, Podolski ormai è sfumato, resterà quasi certamente all'Arsenal visto che si è fatto male il centravanti Giroud. Cioè di questi nomi, poi magari ne uscirà un altro, mettiamoci dentro anche Biabiani, quale senti che possa essere un titolare in una Juventus di Allegri? Cioè dove sta andando la Juventus? A cercare un rinforzo per la rosa o un giocatore che possa portare qualcosa di serio, diciamo così? Allora, partendo dal presupposto che possano essere nomi davvero papabili, Shaqiri, Chicharito Hernandez e anche Luisao sarebbero giocatori da titolari, quindi rinforzerebbero non solo la rosa ma anche la squadra in campo. Cioè, Hernandez prenderebbe il posto di Llorente? No, lì si potrebbe cominciare a giocare sul serio col 4-3-3. Cioè Tevez, Hernandez e Llorente? Sì, o insomma, o Giovinco quando non gioca Tevez, sì, ma insomma. O il magazziniere, anche io farei giocare il magazziniere al posto di Giovinco. Ma dai, ma scusami Simone, Giovinco, lascialo, Giovinco, la Juve, non so perché se lo tiene ancora lì a fare che cosa. Allora, di questi qui, secondo me, Luisao e Barzagli in mezzo giocando a quattro sarebbero una buona coppia, buona coppia. Poi di quegli altri, sono d'accordo con te, che Shaqiri sarebbe sicuramente un bel giocatore perché è giovane, ha un grosso potenziale, però se tu mi tiri fuori che Giovinco, ma che ci fa la Juve con Giovinco? Lasciamo un attimo Giovinco. Ma ragazzi, ma è una roba mai vista. Dove, secondo me, che cosa ha in mente, io veramente, cosa ha in mente di fare Allegri? Cioè, come vuol far giocare? Secondo me Allegri partirà con la difesa 3 e poi pian piano durante la stagione approderà in maniera naturale alla difesa 4, che poi era anche negli obiettivi di Conte. Cioè Conte stesso aveva detto che quest'anno sarebbe stata ci sarebbe stata una rivoluzione tattica perché forza dei cose. Ma là davanti, stanti i tre di in mezzo, se non parte Vidal, Pirlo, Pogba, là davanti come va a formarsi la Juventus? Cioè un centrocampista di raccordo, un trequartista, due attaccanti, ma due guarda, esterni, lì, un centravanti. Lì puoi fare l'1-2 se metti avanzi Pogba e dietro metti Asamoah, che comunque è rimesso nel suo ruolo originale, è un fior di giocatori. Oppure la giochi con un classico 4-3-3 e a quel punto ci vuole davvero un giocatore alla Hernandez. Evra è finito, Evra non ce la fa più. Allora, Asamoah, che non è proprio un esperto del ruolo, in questi due anni non ha fatto proprio male in Italia, poi quando è andato oltre frontiera è stato ridicolo come tutti gli altri, ma in Italia Asamoah spostato a sinistra anche in una difesa 4 è meglio di Evra. Evra è stato un buonissimo giocatore fino a un paio d'anni fa, oramai non ce la fa più Evra, quindi io Asamoah lo vedo titolare nel ruolo più o meno che ha ricoperto fino all'anno scorso, giocando sulla fascia qualche metro più indietro. Se gioca secondo me 3-5-2. Il mio giudizio è che con Evra è più facile giocare a 4 perché lui ha sempre giocato a 4. Con Asamoah invece, secondo me, lui si trova meglio se deve fare l'esterno ma con una difesa 3, in modo che è un pochino più coperto da quella parte, non c'ha solo un difensore con lui. Ok, perché cioè l'unica novità, se gioca se con la difesa 4 rischia Chiellini, di essere Evra nella Juve. Come? Dico, l'unica novità rischia di essere Evra nella Juventus di quest'anno, perché Morata parte dietro, Pereira non è un titolare, adesso l'unico è Evra, quindi il miglioramento della Juventus, miglioramento di Allegri è un attaccante, per prendere un attaccante, per migliorare devi prendere un attaccante di grosso livello, la Juventus non può prendere un attaccante di grosso livello, davanti non migliori, ha preso Morata e deve sperare che Morata faccia bene. Comunque il mio ideale in casa, io mi domando, forse mi sbaglio io, i Gabbiadini, i Berardi, Gabbiadini sono gente,
Gabbiadini non è un giocatore da Juve, è un buon giocatore, un giocatore per la Sampdoria. Certo che è un giocatore da Sampdoria. È un buon giocatore per la Sampdoria, Gabbiadini è uno che ti fa 4 gol in un campionato, è un attaccante che lo puoi tenere lì, far giocare ogni tanto. Gabbiadini non è per la Juve, dai, su. Ma se devi andare a prendere i giocatori per fargli fare le riserve, ah, ce l'hai no, già di tuo? Quello sì, cioè, quello sì. Ce l'hai di tuo, ma poi magari... esplode, bravo, ma infatti la Juve, che ne sai di questi giocatori? Ma se non hai ragione, Berardi però per esempio secondo me potrebbe essere, sì, sarebbe stato utile Berardi, avrebbe anche forse Berardi non ci ha voluto, non ha voluto andare lui, ma se tu a 19-20 anni in tutte le altre nazioni se uno è bravo gioca evidentemente non lo ritengono così bravo. Io sono d'accordo con te, comunque la Juve, la Juve deve migliorare, non lo ritengono così bravo, ma se non Piero, la Juve deve migliorare la formazione di base, non migliorare la rosa, perché se io prendo uno che è più forte di quelli che hanno giocato vuol dire che la rosa migliora, perché chi ha giocato va in panchina automaticamente migliora. Per quanto riguarda la difesa, che deve essere a 4, io farei un'altra difesa visto i giocatori che ha. Quindi prendere Luisao, cercare di prendere Luisao, quindi fare Luisao e Barzagli in mezzo, Chiellini lo metto a sinistra e gioco con un 4-3-3. Ah, non è bravo? No, no, giocando con 4-3-3 io ho bisogno, visto che Listeiner gioca a destra, quindi dei due esterni di difesa, quello che spinge Listeiner, giusto? Quindi non posso avere due che spingono sopra in queste condizioni, anche perché Chiellini non è capace a spingere. Quindi metto Chiellini che all'occorrenza, quando gli altri sono tutti avanti, mi può formare la famosa difesa a tre. Quindi Chiellini, Barzagli e Luisao, ne hai tre dietro. Averne tre, averne due c'è differenza, soprattutto quando prendi dei contropiedi. Quindi Chiellini a sinistra, Listeiner a destra, Luisao e Barzagli centrali, e poi gioco col 4-3-3 o il 4-3-1-2. Però così ha un senso, capisci? Però Allegri, so che ci segue da Torino, poi lui, oppure chi è anche molto vicino a lui, no? So che ci segue. Ditegli ste cose, se non ha ancora le idee chiare, bene, diteglielo. Dai, siamo arrivati. Io mi domando perché dobbiamo dire che non ha le idee chiare. Lui vorrebbe impostare la squadra così. Però allora, dopo deve stare uno tra Pogba, Vidal se rimane, Marchisio, Pirlo, Asamoah. Uno di questi devono stare fuori. Impostata la squadra in questo momento, portata avanti un discorso di preparazione anche. Io, di a me resta una cioè, domanda. Il trequartista la Juventus non ce l'ha, di ruolo non ce l'ha. Poi esatto. Pogba si può adattare, ma non ce l'ha. Quindi già è un modulo, secondo me, un po' rabberciato. Beh, perché allora il tanto recuperato Giovinco non può farlo. Gli esteri d'attacco non ce li ha. Giovinco non può fare il trequartista. Ma no, Giovinco può giocare. Se mi dici che la Juventus con Giovinco trequartista migliora. Giovinco può giocare a scacchi. È un'idea. Può giocare a scacchi e deve cambiare sport. Scusa un attimo. Questa è un'idea tua, vero? Sì, sì, è un'idea mia, non solo. Ma tu sai che al Milan cosa ha fatto Allegri? Allegri ha fatto giocare Boateng. Boateng, che è una pippa assoluta. Cioè, tra Pogba, che non sarà Evaristo Becalossi in quanto a fantasia, perché Becalossi è stato il più grande fantasista del calcio italiano. Io faccio giocare Pogba dietro i due attaccanti. Però è una soluzione un po' rimediata, perché in quel ruolo uno specialista non ce l'ha la Juventus. Sì, potrebbe prendere Shaqiri, se prende Shaqiri è un giocatore da mettere in quel ruolo. Sì, è più un esterno d'attacco Shaqiri, parte da destra, si accentra e secondo me con, è più con sinistro, sì, però nel Bayern di Monaco forse ti devi adattare a giocare in qualsiasi ruolo pur di trovare posto, perché certo. Sennò... va bene, siamo arrivati in fondo, grazie davvero per averci seguito, abbiamo avuto purtroppo qualche problema nella seconda parte con Twitter e il nostro iPad, domani recuperiamo e leggeremo tutti i vostri messaggi, anche quelli che non abbiamo letto stasera, grazie certo. Alla Nati in redazione, ciao, ultima notizia. Ultima notizia, Xabi Alonso potrebbe lasciare il Real Madrid per Bayern Monaco? Potrebbe, sì. È una trattativa molto calda. Scoppiettante stasera la Nati, nel vero senso della parola. Grazie per le notizie e per il lavoro svolto. Grazie a tutti per averci seguito. Domani Nova Stadio torna dalle 19.45 alle 23 per seguire la serata di Torino Inter in Europa League. Grazie a Gambaro. Grazie a Michele, Gambaro, grazie a te Michele. A Piero Frosio, a Simone Stenti. Grazie di nuovo a voi, alla regia e ai tecnici per averci seguito. A voi soprattutto. Grazie, buonanotte. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Il
il settimanale al servizio della famiglia che garantisce un'informazione onesta e coraggiosa, con articoli, inchieste, approfondimenti, ispirata ai valori essenziali della verità, della giustizia, del rispetto della dignità di ogni persona, Famiglia Cristiana ha cura di stare sui fatti e di rispondere agli interrogativi sempre nuovi posti dagli scenari della vita e della società. Lo fa con l'attenzione